il 7 ottobre è un giovedì, per tutte le altre squadre giorno di allenamenti e rifiniture. Per il Napoli è il ritorno al San Paolo per il recupero della prima giornata contro Vis Pesaro. Lo accolgono sugli spalti, in una serata fredda, 50.000 spettatori. La cronaca della partita non è ricca. Soffre Vis Pesaro l'handicap emotivo di uno stadio così pieno ed entusiasmante. Paga invece il Napoli lo stress di una rincorsa affannosa in un campionato da vincere contro avversari che hanno il vantaggio di essersi organizzati per tempo e di aver fatto un'adeguata preparazione. Ma i segnali azzurri sono incoraggianti, come schiarite in un orizzonte di nubi. Al 17esimo ecco Varricchio, alla prima incursione pericolosa degli azzurri davanti alla porta di Ginestra. Il portiere si disimpegna alla grande al 28esimo, quando respinge sul tiro di Corran. La traversa colpita è dannazione e stimolo. Ora i napoletani compaiono con maggiore frequenza nei 16 metri dei pesaresi. Nella ripresa al 9, Corrente, in grande serata, prova la conclusione, ma ancora una volta risposta il rumore secco del palo colpito. Serata nera. Lo 0-0 si profila fatalmente e niente sembra poter impensierire Vis Pesaro, che il tecnico Lorenzini ha trasformato in un bunker. L'arbitro è Gava di Conegliano Veneto. Concede 6 minuti di recupero. Sembrano non bastare per le speranze del Napoli, ma ecco al 93esimo Varricchio gol. Napoli alla vittoria, la prima vittoria in casa, 1-0 contro Vis Pesaro. 3 partite, 7 punti. In vetta alla classifica suonano campanelli d'allarme. Ancora un giovedì, ancora di sera, ancora un recupero, quello della seconda giornata. Fermana-Napoli non è proprio un match di cartello e ciò nonostante la carovana azzurra ha raggiunto Fermo in forze. Le gambe azzurre sono dure, i muscoli contratti, troppi impegni in poche settimane. De Laurentiis e Marino sono costretti a chiedersi perché tanta fretta nel predisporre i recuperi. Non arrivano risposte. Ma già altre volte nell'estate dei fallimenti e delle amarezze dal palazzo non sono arrivate risposte giuste. Ma il Napoli procede, alla meglio se può, anche se talvolta è costretto dalle contingenze lamentate e dalla baldanza di squadre che giocano al di sopra dei propri standard a fermarsi improvvisamente. Accade proprio questo con la Fermana, formazione tecnicamente meno dotata ma che moltiplica le energie e ostenta superiorità. Nei primi 75 minuti l'11 di Ventura tiene bene il passo e il ritmo dei padroni di casa. Difetta di determinazione, a Varricchio e a Berrettoni mancano i guizzi vincenti. Il resto lo fanno gli avversari. Al 73esimo il gol dell'1-0 di Vitali e al 77esimo il raddoppio di Onesti. 4 minuti terribili per gli azzurri, sconfitti, non umiliati, ma i problemi ci sono e per Paolo Marino comincia a guardarsi attorno. Ma perché ci mancava tutto, ma la difficoltà maggiore è stata reperire in una finestra di mercato praticamente 24 giocatori. È un po' come quando si vuole organizzare una partita tra vecchie glorie e bisogna raccoglierli al telefono scrivendo lettere, e io ho dovuto fare questo. Il primo punto il Napoli lo conquista l'ultima domenica di settembre. Sugli spalti 50.000 spettatori. Il San Paolo si è riempito per Napoli Cittadella, partita di C1, la categoria nella quale il più glorioso club del sud è stato precipitato. È il 26 di settembre, l'esordio della Napoli Soccer, l'esordio di Aurelio De Laurentiis. È la prima volta che assiste a questo genere di film. L'emozione è come quella del primo ciak su un set importante, dirà, come il primo colpo di manovella di un capolavoro. Il girone B è già cominciato da 2 domeniche. Al Napoli Soccer è stato concesso l'avvio differito. Squadre e società sono state create dal nulla. Il primo risultato Napoli Soccer lo ottiene scendendo in campo, per il solo fatto di esserci, di partecipare. Ma il Cittadella sembra la squadra giusta per rovinare la festa. 4 minuti di gioco bastano ai veneti per portare davanti al portiere Belardi Carteri, che non si lascia sfuggire la grande occasione. 0-1.
Riaffiorano amarezza e rabbia appena sopite, ma arrivano i nostri e dopo altri 4 minuti all'ottavo risplende il sole. Ignoffo fa il pareggio e si impone alla grande platea come il primo beniamino azzurro. 1-1, ma è il Napoli che riparte con l'autorevolezza della storia che rappresenta e la volontà di risalire. Al 27esimo Savino raddoppia 2-1. La prima mezz'ora del Napoli scocca sul gol di Toledo. Che sia il Napoli della resurrezione, della riscossa immediata. Il terzo minuto della ripresa lancia un brutto segnale. Giacobba accorcia e porta il Cittadella sul 3-2. La rocca del Cittadella è dura da espugnare, anzi talvolta ne esce un paladino ad incrociare duelli. L'ultimo a venir fuori è De Gasperi. Al 23esimo piega Belardi e fissa sul 3-3 il risultato della giornata. La prima del Napoli in una categoria avvilente e difficile. Per la prima trasferta a Lanciano il tecnico azzurro Ventura fa 2 movimenti. Toglie Terzi dalla difesa e inserisce dall'inizio Abate, figlio d'arte, ottenuto in prestito dal Milan da Pierpaolo Marino. Il match prende subito una piega sbagliata. In 19 minuti vanno in vantaggio gli abruzzesi con un difensore, Ticli. A 5 minuti dall'intervallo il portiere del Lanciano, Cano, capitola finalmente davanti a Pozzi, inserito dall'inizio a dar manforte a Varricchio. La ripresa vede un Napoli reattivo. Tatticamente non cambia nulla. Cambia invece il risultato al 15esimo per effetto del bel gol di Abate. Marino ha già vinto la sua personale scommessa sul giovane tornante. 1-2, risultato inaspettato che riaccredita le aspirazioni del Napoli. Le vittorie più belle sono quelle più sofferte, le due parate al 43esimo e al 45esimo di Belardi per salvare il risultato rendono ancora più importanti i primi 3 punti degli azzurri, peraltro conquistati in trasferta. Il giovedì la vittoria sul Pesaro, il venerdì i preparativi per la partenza. 3 giorni dopo il recupero vittorioso del San Paolo, il Napoli deve schierarsi di nuovo in campo e contro una delle formazioni più forti del girone B, la Reggiana. La guidano 2 ex grandi del Napoli. Come dirigente Nando De Napoli, il Rambo di Chiusano San Domenico, come allenatore Bruno Giordano, che con Carnevale e Maradona formarono un magico tridente. Alla stregua dell'11 azzurro anche quello emiliano è stato costruito per vincere, se possibile chiudendo in vetta ed evitando i play-off. Ma i reggiani, a differenza dei napoletani, hanno avuto più tempo, sono più riposati e pronti. Lo si vede subito sul campo, il passo diverso, l'affiatamento, la buona organizzazione di gioco. Pregi che rendono, specie se gli avversari ne difettano. Sorretto da 6.000 tifosi in trasferta, gli azzurri resistono dignitosamente un tempo. Nella ripresa, al secondo minuto, la Reggiana va in gol con l'attaccante De Florio. Forte del vantaggio e del sostegno dei supporter locali, la squadra di Giordano fa soffrire la difesa azzurra e al 13esimo della ripresa Belardi si piega ancora davanti a Olorun Leke, 2-0. Dopo la Reggiana, l'Avellino, altra favorita del torneo. Gli Irpini sono guidati da Antonello Cucureddu, che fu un grande di una grande Juventus. Scendono allo Stadio San Paolo in una domenica bellissima, di spettacolo in campo e sugli spalti, in una domenica di esemplare civiltà. Lo stadio è pieno all'inverosimile. 61.626 spettatori, pensate, poco meno di 20.000 gli abbonati. Record di presenze e di incasso in assoluto per un campionato di C1. Ma anche a guardare i tabelloni delle squadre di Serie A nella stessa giornata, i numeri del San Paolo restano impressionanti. Giampiero Ventura rinforza i reparti arretrato e attacco, schierando 4 difensori e una linea offensiva con Varricchio e Corneliusson, supportati da Abate e Berrettoni. Antonello Cucureddu conferma il suo 4-3-3, ma l'unica vera punta in posizione più avanzata rimane il bravissimo Ghirardello. Lo spettacolo è bello, la festa grande, ma mancano i gol. Ecco una partita in cui nessuna delle due squadre riesce mai a prendere veramente e definitivamente il sopravvento.
Finisce 0-0 tra le velleità di Gatti, Corneliuson e Corrent, poco convincenti nelle loro azioni, e il palo nel finale della velinese Ghirardelli. 0-0, ma tra gli applausi. Il punto rimediato non supporta adeguatamente i grandi progetti delle due squadre, comunque tra le prime di un girone altamente spettacolare. Ferrara è una bella città e ha una grande tradizione calcistica, anche in Serie A. La SPAL galleggia da sempre tra la B e la C, ecco dunque una vera squadra di categoria, di quelle che non vanno mai sottovalutate. È la settima giornata e la necessità di recuperare in classifica è forte, specie dopo le due sconfitte consecutive in trasferta a Reggio Emilia e a Fermo. Tra i pali del Napoli c'è una novità: Belardi ha lasciato i guantoni a Gianello. Per il resto il Napoli è sostanzialmente quello di sempre, se si eccettua l'inserimento dall'inizio di Sosa, che solo nel finale cederà ruolo a Varricchio. Ventura ci prova e con convinzione. Ripropone Gatti e Corrent con Toledo sulla destra, Corneliuson e Mora a sinistra. Decimo, si sgancia Toledo, pallonetto sulla traversa, peccato. 17esimo, prima palla gol, la sbaglia Corneliuson da posizione ravvicinata. Ripresa, perentorio stacco di testa di Sosa, detto El Pampa, formidabile lo scatto di reni del portiere spallino Piero Bon. La squadra di Massimiliano Allegri, altro ex ai tempi del Napoli della breve parentesi Galeone, è ben piazzata, resiste, poi quando l'avversario cala cerca di piazzare il contropiede. Nel finale Pirri al 21esimo e Sadotti al 37esimo rendono la vita difficile a Napoli, che comunque frena la emorragia di punti e ne incassa uno in trasferta. Alla vigilia del campionato gli osservatori pessimisti temevano che non sarebbe mai cominciato per il Napoli. Gli ottimisti avevano invece ipotizzato marce trionfali. Pochi avevano ammonito che il cammino non sarebbe stato molto agevole in una serie così difficile, dominata dall'esperienza più che dalle doti tecniche individuali. Un torneo dove un veterano può ritornare più utile di un giovane talento. A costringere a ripensamenti realistici su quanto la squadra può dare e su quanto deve soffrire, essendosi formata solo dopo la frenetica attività nei tribunali fallimentari, arriva la batosta casalinga contro il Chieti. Il Napoli finora al San Paolo non ha mai perso. La vittoria del Chieti porta i primi segni di insoddisfazione dei 40.000 sugli spalti. Al 53esimo Gatti perde pallone a centrocampo e fa ripartire Daniello. Apertura a destra e tiro vincente di Terrevoli, troppo maledettamente facile. Sono sufficienti 10 minuti per il raddoppio. L'errore stavolta è di Terzi, il secondo gol lo segna Guariniello. Al San Paolo cala il gelo. All'80esimo accorcia Sosa, 2-1 per un calcio di rigore concesso da Pierpaoli di Firenze. Lampi di entusiasmo. De Laurentiis e Marino stanno già pensando di rifondare il Napoli. Il Napoli è in apnea, la pressione è forte, più che importante è vitale una boccata di ossigeno, e questa arriva in un gelido pomeriggio. 28.000 gli spettatori, la prima tramontana della stagione, ha raggelato anche l'entusiasmo. Contro il Napoli il Benevento è il primo derby della storia in assoluto. Arbitra Celi di Campobasso. Ventura, preso da dubbi tecnici e scelte difficili, marcato stretto dalla stampa, schiera per la prima volta insieme Toledo e Abate. Giocano entrambi bene, spesso si ritrovano però uno addosso all'altro. Ma il Napoli, schiaffeggiato dai fischi di 7 giorni prima, ritrova grinta, determinazione, ritrova soprattutto il risultato. L'inizio non è facile, anche se il Benevento perde dopo 8 minuti per infortunio Colletto, al quale subentra Capone. Poco dopo la mezz'ora il vantaggio azzurro. Voria, anticipato, Varricchio, gol. Gol di Varricchio, il sorriso che ritorna. Le navate in ferro dello stadio che vibrano di nuovo sotto l'esultanza del popolo napoletano. Il gol è liberatorio, spezza inibizioni e soggezioni, lancia la squadra partenopea verso un successo che ora si profila netto.
Al secondo minuto della ripresa la grandissima pressione esercitata dagli azzurri trova sbocco nella malaccorta deviazione in gol di Maschio che porta il risultato sul 2-0. Netta l'autorete. Brilla addirittura ora la manovra offensiva, ma al 19° l'arbitro mette sul dischetto degli 11 metri l'occasione del Benevento di accorciare. Cutolo contro Belardi, tiro, Belardi para e la crisi pare un poco più lontana. La ripartenza del Napoli sembra buona, ma nel fango di Teramo è costretto a rallentare di nuovo. Gli spunti sono apprezzabili, ma la giornata brutta di Gervasoni di Mantova spezza iniziativa e gioco, creando alle squadre più problemi dello stesso terreno di gioco. Ventura ha riportato Sosa e Varricchio in campo dall'inizio e la scelta si rivela appropriata. Al 28° Varricchio, grandissima occasione e gol. Gol del vantaggio 1-0. 1-0 in una partita difficile anche dal punto di vista ambientale. Aver sbloccato il risultato significa che la squadra ha ritrovato la sua dimensione, le sue motivazioni. Al 25° della ripresa il Teramo si riporta in parità. Una invenzione di Cardinale. Suo il gol. Tutto da rifare. Varricchio ci riprova. A pochi minuti dal finale, ma la conclusione è respinta dall'estremo difensore teramano. Con la San Benedettese al San Paolo inizia un ciclo terribile. Trasferta a Padova, al momento è la quarta forza del campionato, poi in casa contro Sora, quindi il turno infrasettimanale di mercoledì a Foggia, poi ancora al San Paolo contro Martina Franca, infine a Rimini contro la capolista, prima della sosta natalizia. La Samb non ha mai perso finora fuori casa. La squadra è aggressiva, fisicamente forte, veloce, non dà tregua. Il tecnico Ballardini ha saputo mettere insieme qualche giovane interessante ed elementi di esperienza consolidata. Uno dei suoi stranieri è Bogliacino, un numero 10 dinamico, capace tecnicamente. Di quanto sia bravo, questo calciatore fa le spese il numero 1 azzurro Belardi. Contropiede rapido della Samb, Amodio in posta, poi apre il corridoio centrale per Bogliacino, sinistro potente e gol. Gol del vantaggio 0-1 al San Paolo, davanti a 35.000 spettatori. Il 4-4-2 di Ballardini funziona, che è un piacere, e per buona un'ora tiene campo. Con Berrettoni e Varricchio di punta, per la indisponibilità di Sosa, ha difficoltà ad inquadrare la porta. Poi, al 17° spunta dalle retrovie azzurre l'uomo della provvidenza. Corner, lo batte Berrettoni, pallone alto sulla ricaduta, sale di prepotenza Ignoffo, gol! Gol sul secondo palo di Ignoffo, 1-1, incontenibile la gioia del difensore. Rivediamo ancora il gol di Ignoffo. La sua rete ha un'importanza enorme, non solo riapre la partita, ma ricarica psicologicamente una squadra che stava lentamente ma inesorabilmente rassegnandosi. Spesso accade nel calcio che uno il risultato lo meriti davvero soltanto dopo un gol. E così per gli azzurri che si ritrovano ora. L'occasione mancata del raddoppio non deprime per fortuna i partenopei, che trovano più di un modo per infastidire il portiere Spadavecchia. Al 43° la svolta. Viene espulso Favaro e la Samb deve subire l'assedio formidabile degli avversari. L'arbitro, Gava di Conegliano, concede 3 minuti di recupero. I primi due sono già passati quando Ignoffo, ancora lui, gran sinistro, gol! Gol del 2-1 di Ignoffo. C'è deviazione sulla conclusione vincente, una deviazione di Amodio, ma il gol è di Ignoffo che ha risolto una partita difficile. Il Napoli ha vinto in extremis, anzi ha vinto in zona Napoli, come cominciano a chiamarlo. Manca poco che nevichi, 7 gradi e un tasso elevato di umidità, appena 8.000 sugli spalti. Padova d'inverno è una brutta trasferta e per il Napoli lo è anche per il risultato. Partita anemica quella degli azzurri, il sangue si è gelato nelle vene, non un'emozione, non una reazione. Nemmeno quando arriva il gol del vantaggio dei veneti, una indecisione di Scarlato che chiude male sull'assist di Matteini, manda Zecchini in gol al 13°. Comincia e finisce qui questa partita. Abate si infortuna alla fine del primo tempo, entra Cornelius. Sosa e Varricchio non sono incisivi.
Nella ripresa, al quinto, Belardi blocca una conclusione di Antonioli e al nono è costretto a deviare su Romandini. Partitaccia. La vittoria ritorna la prima domenica di dicembre. C'è il Sora di Capuano al San Paolo, brutta gatta da pelare. I laziali aprono le ostilità con un diagonale sinistro di Magliocco al quindicesimo. Si capisce che ci sarà da soffrire contro questa squadra senza grossissime individualità, ma dotata di gioco. Il primo gol degli azzurri arriva al ventitresimo. Montesanto, Varricchio sul cross corto, Carnevali in scivolata mette il pallone nella propria rete. 1-0. Ventura ha schierato un Napoli con Savino dentro dopo due mesi di assenza in difesa. Ha escluso Gatti e confermato centrale Corren. In attacco Sosa e Varricchio. Alla mezz'ora Herberg di Messina interviene correttamente sul fallo da ultimo uomo di Morleo. Espulsione e rigore. Dagli 11 metri rincorsa di Sosa e gol. Perfetta la trasformazione di Sosa che ha spiazzato Ripa e porta così il risultato sul 2-0. Nella ripresa poche cose. Al ventesimo Caputo del Sora sfiora il palo. Il Sora, pure in 10, preme con grande determinazione, ma il massimo che coglie è un palo al 35esimo con Magliocco. Nella storia di una squadra ci sono spesso sconfitte le cui conseguenze vanno ben al di là del danno immediato sulla classifica e incidono talvolta sui rapporti fiduciari che tengono insieme società, squadra, allenatore. La sconfitta che stiamo per raccontare è una di queste partite. Essa matura in un momento delicato per la squadra. Un mercoledì nero sul campo del Foggia, squadra che certo non sta vivendo le sue stagioni migliori, ma che nel suo improvviso e imprevedibile risveglio trascina il Napoli. Ventura schiera Berrettoni al fianco di Varricchio, centrocampo e difesa quasi come al solito. Il Foggia recita dall'inizio un lungo monologo. 17esimo colpo di testa di Cellini e per Belardi è la prima capitolazione, 1-0. 27esimo, 2-0. Cellini segna ancora e anche stavolta di testa. 45esimo, Montesanto accorcia le distanze sull'unico convinto assalto della giornata, 2-1. Ripresa. Entra a corsi per Savino in una difesa apparsa lenta e impacciata. Ma dopo appena 4 minuti il 3-1 cade come una mannaia che spezza i tentativi di reazione azzurra. Segna il gol Cimarelli. Ad un quarto d'ora dalla fine Munard perfeziona l'umiliante 4-1. Contestano i tifosi al seguito della squadra, si scusa Ventura. Marino ordina il ritiro a Pestum e dà gli 8 giorni a chi si limita a fare i compitini. In arrivo Pia e Fontana. La dirigenza di Napoli Soccer non ha digerito la scoppola di Foggia. Vede soprattutto in pericolo l'enorme sforzo finanziario e operativo per riportare su un campo di calcio una squadra chiamata Napoli, che ha una storia e una tradizione e un pubblico numerosissimo, le cui aspettative non possono essere disattese. Si lavora dietro le quinte, mentre l'11 di Ventura approfitta del turno interno con il Martina Franca per riscattare la classifica. La vittoria del Napoli, in concomitanza con altri positivi risultati, riporta gli azzurri a meno 2 dalla zona play-off. Il match offre poco. Molto bello comunque l'unico gol della giornata. Al quinto, cross di Toledo, girata di sinistro di Varricchio ed il Martina esteso. Nell'ultimo quarto d'ora di positivo c'è il rientro di Pozzi, dopo 70 giorni. Nasce in Argentina, a Lanús, e porta la maglia numero 10, come il suo idolo Maradona. Si chiama Adrian Ricchiuti ed è lui il protagonista assoluto di Rimini-Napoli, ultima partita prima della sosta natalizia. Ricchiuti gioca una gran partita, aiutato da un Muslimovic strepitoso. È lui che gli offre su un piatto d'argento la grande occasione. Accade al 71esimo. Per il portiere azzurro Belardi, Ricchiuti è un fulmine. Gli azzurri provano a buttarsi in avanti, ma al 73esimo viene espulso Pozzi.
Pesa la inferiorità numerica contro una squadra che schiera la migliore difesa e il migliore attacco. Al minuto 78, Ricchiuti, che ha un unico difetto, è alto appena 1,68, svetta tra i difensori azzurri e mette dentro il raddoppio. A un minuto dalla fine si dimezza il vantaggio, segna Terzi. Il Napoli ha una sola punta, Varricchio, ma il Rimini non si lascia irretire nella zona Napoli. 2-1 il finale e tutti in vacanza con questa classifica. Anno nuovo, Napoli nuovo. Si concretizzano le promesse di De Laurentiis e Di Marino. La ripartenza avviene con Fontana, Gavutieri, Piae e Calaiò, un tandem da 34 gol. E Marino sta stringendo per Caparella. Tutti osservano un minuto di silenzio per le vittime del tsunami. Gli ultras prolungano il silenzio fino a 10 minuti. La sconfitta di Rimini ha mandato in archivio l'annata 2004, densa di umori maligni, un'inutile salvezza, il declassamento d'ufficio, i trofei sotto sequestro in tribunale. Il 2005 è il ritorno al futuro, la riapertura di credito della grande tifoseria verso Napoli Soccer. E il Napoli ripaga immediatamente. Viene dal match con il Giulianova l'occasione di risanare qualche debito con la tifoseria. Sugli spalti quasi 36.000 supporter. Fontana, Sosa e Gaudieri subito in campo. E proprio Gaudieri trova d'inizio il gol. Ma l'arbitro Zanzi, di luogo di Romagna, annulla per una spinta dell'azzurro su Tangorra. Dal punto di vista tecnico il Napoli è ineccepibile, anche da quello tattico. C'è qualche malinteso in avanti tra Varricchio e Pia. Ma a centrocampo Corrent imprime le giuste accelerazioni. Al 17° trova egli stesso il varco giusto. Incursione veloce, sinistro di mezzo volo e il portiere greco deve annotare la prima scoppola della giornata. La ripresa evidenzia alcune difficoltà di manovra e l'intraprendenza del Giulianova vicino al pareggio con Del Grosso che colpisce il palo. Entra Sosa per Varricchio. Al 19° l'incanto del tocco di classe di Pia. Il gol del 2-0 scatena sugli spalti l'entusiasmo. Lo stesso Pia al 30° può chiudere il match personalmente, ma manda fuori a porta vuota. Incredibile ma vero. Al 42° in un crescendo di applausi, Napoli Soccer sigilla la partita perfetta. Sosa, il Pampa 3-0 e tutti a casa. Risultato perentorio, indiscutibile, che dischiude orizzonti diversi. A questa squadra serve la continuità. Ma i napoletani del San Paolo, dopo grandi fasti, abituati a vivere alla giornata, va bene così. Il girone di andata si è chiuso alla vigilia di una nuova trasferta, quella di Pesaro contro la Bis. Su 8 trasferte, 5 sconfitte. Fuori casa sono stati messi a segno soltanto 4 gol e i punti dal Rimini sono 13. Il Napoli ha qualche problema evidente, attutito dalla vittoria casalinga sul Giulianova, ma non del tutto risolto. La radice vera è nella partenza ad handicap in un campionato imprevedibile. La Vis Pesaro, che naviga in acqua alta e rischia di affogare, rema con grande determinazione. Il Napoli gli fa paura, è il Napoli ragazzi, ma la volontà centuplica le risorse. Gabrielli, seconda partita dopo 6 mesi di assenza, blocca Gaudieri e Sosa e Pia non sembrano trovare la misura giusta. Padroni del campo e di casa i pesaresi trovano il varco al 42°. Gaeta spinge all'uscita Belardi e lo infila, 1-0. Si alza sui pedali il Napoli, ripresa in salita. L'assalto alla porta di Ginestra porta Ignoffo proprio lì davanti con un colpo di testa che poteva avere migliore fortuna. È il 32°. Un minuto dopo, al 33°, Scarlato viene espulso per somma di ammonizioni. Ci vuole qualcosa di forte per piegare la resistenza avversaria. Prova al 39°, Sosa con una stupenda rovesciata. Il pareggio arriva in zona Napoli. È il 47° quando per un intervento di Zappella su PA l'arbitro Airbag di Messina concede il calcio di rigore. Sosa posiziona il pallone sul dischetto. La rincorsa e il tiro, ribattuta del portiere Ginestra, riprende Sosa, gol. Pampa in gol, 1-1.
Rivediamo questa importantissima realizzazione che comunque non evita qualche contestazione. Tutti si aspettano un altro Napoli e il Napoli contro la Fermana sembra diverso. Dopo 9 minuti, punizione di Fontana. Calaiò manca di testa. C'è però Gautieri, sotto misura, gol. 1-0 per gli azzurri. Ma la Fermana, per niente intimorita, avanza, cercando di ribaltare il risultato e ci riesce al 32esimo. Di Bari cross al centro, deviazione di Pirro ed è il pareggio. Brutta giornata per gli inquilini del San Paolo. Sono in 35.000 a sorbirsi l'amarezza di un pari evitabilissimo. E non è finita, perché nel finale, per un fallo di mani di Vitali, l'arbitro Giglioni di Siena concede il rigore. Ma Calaiò sbaglia e agevola con il suo errore l'esonero di Giampiero Ventura. Mai fare esordire un nuovo allenatore in trasferta è una vecchia regola del calcio. Ma Napoli ha 15 punti di ritardo dal Rimini, 10 dall'Avellino, non c'è più tempo per le scaramanzie. L'esordio di Rei a Padova contro il Cittadella. Schiera un 4-3-3 molto determinato. La squadra non fa spettacolo, ora servono i punti. Nessuna squadra è stata mai promossa soltanto perché giocava bene. Il Napoli non vince in trasferta dal 3 ottobre. Il nuovo tecnico prova a rimettere a posto anche le statistiche. 36esimo. Sbloccano il risultato due giocatori che non dovevano esserci. Fuga di Abate, schierato al posto di Pia, cross in aria, colpo di testa e gol. Gol di Montervino, in campo all'ultimo momento al posto di Montesanto. Si sblocca il risultato, si sblocca tutto il Napoli. L'improvviso risveglio mette a disagio i veneti, che beccano il secondo gol 5 minuti dopo. Vediamo, 41esimo, punizione a girare di Fontana e deviazione nella propria porta di Musso. 2-0 per gli azzurri, autogol. Cittadella reagisce, ma Gianello, riconfermato anche da Rei al posto di Belardi, non la dà per vinta. 87esimo, contropiede di Montervino, scatenato in questa partita. Cross per Sosa, di testa in rete. Firma il 3-0 Sosa, entrato appena 2 minuti prima al posto di Calaiò. Rivediamo il bellissimo gol. Montervino, cross di testa, gol, da Cineteca. Gran partita del Napoli e di Montervino. Ha deciso di essere lui il vero protagonista della giornata e ci riesce in pieno, facendo anche la parte degli avversari. 88 minuti quando Montervino va ancora in gol, ma dentro la propria porta. Pazienza. Comunque applausi per lui e per gli azzurri. Avere il battesimo del San Paolo è una emozione unica, irripetibile. L'hanno provata e temuta giocatori diventati leggendari, tecnici destinati a vincere, dirigenti esperti e famosi, presidenti che hanno segnato la storia di un club che alimenta sempre, bene o male che vada, una passione irrefrenabile. E finanche firme prestigiose del giornalismo hanno tremato nel chiudere un pezzo dopo le magie del San Paolo. Appena sotto i 60 anni, Edi Reja esordisce nello stadio che è il santuario di una città e per lui è come la prima volta. La squadra gli fa per l'occasione un regalo immenso, batte per 4-1 il Lanciano. Capita al 20esimo, Soncin brucia sullo scatto scarlato e a volo va a chiudere un'azione precisa. Dall'inizio si è visto un Napoli reattivo, puntuale, diverso. Nessuno si danna e in ogni caso l'attesa dura soltanto 4 minuti. Pia entra in aria, su di lui Lolli. Per D'Amato di Barletta non c'è dubbio, è calcio di rigore. Non c'è Sosa, il rigore lo batte Fontana, specialista sui calci piazzati. Scorrono le immagini di una trasformazione perfetta. L'1-1 rimane il risultato immutato fino alla fine del primo tempo. Nella ripresa il già evanescente Lanciano scompare del tutto, sotto la pressione di una formazione irresistibile. Al secondo minuto Consonni porge a Calaiò un pallone d'oro, 2-1. Il replay evidenzia una leggera deviazione del difensore Cavola, deviazione ininfluente e marcatura da segnare in tabellino a Calaiò.
Le accelerazioni di Piat fanno il vuoto e dietro di lui due giganti, Montervino e Fontana. Proprio Fontana rifinisce una punizione per la testa di Scarlato che gira e gonfia la rete alle spalle di Cano. È il 15° e il 3-1 non sembra pagare la squadra. 35°, Consonni lancia Calaiò. È la sua giornata, la giornata della sua doppietta gol. Perfido anche questo replay. In questo caso, ancora una volta, impercettibile ma visibile la deviazione di un difensore, Finetti. Il Napoli di Reja ha rosicchiato 3 punti al Rimini, ora più 12, e 3 all'Avellino, ora più 7. Spettatori quasi 60.000, incasso record di 619.442 euro per una partita di C1. Ma ecco il punto, qui non è di scena una categoria, qui gioca il Napoli e il Napoli non è solo una squadra. Il Napoli è un fiume in piena che scende dai vicoli, dalle zone collinari e dalle sterminate praterie di cemento di una metropoli cresciuta male. Il Napoli è un fenomeno, il Napoli è un'essenza che stordisce tutti, un profumo misterioso che rapidamente si diffonde e rapidamente si dilegua, lasciando inesorabilmente inebriati. Anche Bruno Giordano, che fu un grande, al fianco del più grande di tutti, riprova lo stordimento e l'emozione del suo ritorno al San Paolo. Lungo applauso per lui e per la Reggiana, una delle forze del girone B. Rei ha schierato Calaiò e Piat di punta, ha lasciato Sosa in panchina, Abate dall'inizio. 13°, Fontana, solita punizione, il pallone che fende l'aria, la testa di Abate che svetta bionda sulle chiome nere degli emiliani, 1-0. Abate, figlio di un'arte bellissima, sale di più e la sua percussione, come rivedete, è tale da infilare rabbiosamente la porta di Paoletti. Per la Reggiana ripartire è difficile nella bolgia creata dal pubblico e dal Napoli. La vera palla gol del pareggio cade al 41°, ancora Bertolini, lanciato da Giandomenico. Sfiora stavolta il palo. L'apertura della ripresa è di colore azzurro. 6° minuto. Abate, Montervino, Calaiò, gol. 2-0. Calaiò la mette dentro in maniera precisa e perentoria. Per Rei ha 3 partite, 3 successi, 3° posto. Ma il preambolo della partita più importante del girone di ritorno è per Sergio Ercolano, che in questo stadio morì l'anno scorso in un derby che non si giocò. Il sindaco della città avellinese, Galasso, si stringe al padre, gli comunica l'istituzione di 2 borse di studio da intitolare a Sergio. La temperatura è fredda e il cielo minaccia di girare a neve. Il terreno è pesante e rende più duri gli interventi in tackle. Esplodono vecchi rancori in campo, inutili e offensivi verso le 2 tifoserie così composte sugli spalti. I primi a darsele sono Biancolino e Scarlato. I contrasti si dissolvono nell'agonismo di un match vissuto al massimo, sotto la sorveglianza armata di cartellino di Ciampi di Roma. 25.000 spettatori, tanti ne può contenere lo stadio. Il Napoli scivola sulle gibbosità di un campo impossibile, sul quale i verdi si ritrovano a passeggiare come su una moquette. Il primo tempo si chiude nel segno di un equilibrio quasi perfetto, sul piano delle azioni e delle intenzioni, con una certa supremazia territoriale dei padroni di casa, aggressivi come deve essere una squadra che a poca distanza dalla vetta del campionato vede il Rimini. La ripresa è dell'Avellino. Moretti taglia una bella punizione per uno dei tanti ex presenti, Rastelli. E vedete cosa fa, uno stacco di quelli che rare volte gli sono riusciti in carriera. Un grandissimo gol. Rastelli ruba tempo a Grava e a Ignoffo e mette dentro 1-0. Si ricomincia, ma il Napoli non c'è. Si è perso nelle buche invisibili di un terreno a lui ostile. Si è perso anche nelle manovre di un Avellino che sa produrre palloni pericolosi. Così, all'81°, perde l'attivo Ignoffo, il pallone scivola sul piede di Biancolino che controlla bene e di punta raddoppia. L'azione, alla Moviola, ripropone incertezza e debolezza in una partita interpretata male e finita peggio. L'ultimo affondo del Napoli è una punizione di Fontana che inquadra lo specchio, ma non sorprende Cecere. Il 18 febbraio, a 69 anni, muore Omar Sivori, soprannominato El Cabezón. Argentino è stato uno dei più grandi del Napoli,
insieme a José Altafini. E il Napoli lo ricorda. Poi, 7 giorni dopo, in campo, contro la Spal, con un lungo applauso. È la 24esima giornata. Il campionato sta scivolando via. Reja ritorna al 4-3-3 con Caparella, Calaiò e Pià di punta. Al 37esimo un diagonale di Pià viene deviato da Piero Bon. Nella ripresa prova a riaversi la Spal. Al 9° la canna smarca Berrettoni, che ha cambiato casacca, ma Gianello in uscita evita il peggio. Al 24esimo Fontana sbaglia un rigore concesso dall'Ops di Torino. Al 31esimo, un minuto dopo essere entrato al posto di Calaiò, Sosa porta in vantaggio il Napoli. La reazione degli spallini è furibonda. Al 37esimo Selva colpisce la traversa. Proprio Selva ha l'opportunità di rimettere i conti in ordine al 41esimo. Il rigore per la Spal, ma Gianello para e salva una vittoria davvero importante. Personalmente la Quello che vuole Reja è un Napoli tosto. Perdere ancora in trasferta significherebbe annullare i vantaggi che derivano dalle vittorie interne. Occorre allora determinazione e capacità di sfruttare gli errori avversari. L'impresa sembra facile. Al 17esimo va in gol Serao, ma Belotto di Grosseto annulla per fuori gioco. Tira il fiato il Napoli, ma non tanto. Il Chieti insidia la porta di Gianello con Daniello al 30esimo. Gli azzurri, con Abate esterno destro e con Sonny dall'altra parte, partono spesso in contropiede e al 33esimo possono così confezionare la prima vera palla gol. Calaiò lancia in aria per Abate, la cui conclusione è deviata dal portiere chietino Sciarrone. Calaiò è in forma, ha avuto problemi a ripetere la bella stagione dell'anno precedente, ma ogni tanto piazza un gol quasi a ricordare il suo talento. Rivediamolo proprio nell'azione del 45esimo, quella del gol partita. La ripresa vede al 4° l'espulsione di Tacchi per una gomitata grava e quasi niente altro. Per Reja 5ª vittoria su 6 partite. A metà marzo il secondo derby. Al Santa Colomba 16.000 spettatori e quasi 200.000 euro fanno il record. Reja deve fare a meno di Fontana e Abate, squalificati 3-4-3 con Caparella insieme a Calaiò e a Pià. La cronaca. Al 29esimo in azione Pià, su di lui Voria, ma l'arbitro Orsato lascia correre. Il 38esimo è il momento del Benevento. De Paola spreca una grande palla tirando sul portiere Gianello. Il portierone napoletano, al primo della ripresa, se la deve però sbrigare anche sul tiro di Colletto. E bravo anche l'altro portiere, Lotti, al 4° su Caparella. Al 6° sempre della ripresa l'azione irresistibile di Calaiò. Apertura per Mora, subentrato a Bonomi, cross e stacco di testa di Pià. La curva del Napoli è in delirio. Pià in gol. Rivediamo la bella conclusione del sudamericano, il suo tempismo, la perfetta esecuzione. Sosa entra al 30esimo e ancora una volta impiega pochi minuti per far vedere di che stoffa è fatta. Il Pampa chiude la partita. Con questa vittoria il Napoli vola. Nelle ultime 7 giornate ha realizzato 18 punti. Quella del Napoli sembra una marcia irresistibile. Qualcuno scrive, il Napoli ha messo il turbo. Liquidato il Benevento affronta con altro piglio il Teramo in casa davanti a 37.000 spettatori. Non gioca una partita bellissima, a volte soffre. Il primo tempo non è per niente spettacolare. Ben diversa la ripresa. Intanto il Teramo resta in 10 dal 13esimo per l'espulsione di Angeli, fallo da ultimo uomo su Caparella. Al 36esimo palla gol per Chianese del Teramo. Poi in zona Napoli, 3° minuto di recupero con Sonny, porta in cassa altri 3 punti, suo il gol.
Prima di raggiungere gli spogliatoi, Montervino e Ferri fanno in modo di farsi espellere dall'arbitro, che è Salati di Trento. Il primo pareggio della gestione Reja arriva sabato di Pasqua, si gioca a San Benedetto del Tronto. Viene assaltato il pullman del Napoli, in campo invece grande correttezza. Al sesto, Gianello di pugno su Leon. Ancora Leon, pericolosissimo, all'undicesimo, con un bel diagonale. La replica del Napoli è affidata a Calaioia e a Capparella, che protestano per presunto fallo da rigore. A quindicesimo della ripresa esce Gianello per infortunio. Al suo posto esordisce Reynard. Il portiere del Napoli è rimasto contuso perché colpito da un petardo. Torna Olivieri al San Paolo da simpatico avversario. Applausi per un tecnico stimato dalla tifoseria partenopea. Emozioni forti per lui, ma anche per i tifosi in questa partita. In campo scende una squadra femminile di basket, la FARD, che ha vinto la FIBA Cup, l'omaggio del San Paolo per le grandi cestiste azzurre. Partita. Nei primi due minuti colpo di testa di Ignoffo, poi un tentativo di Abate. Sul fronte opposto, al quindicesimo, Ginestra costringe alla parata Gianello. Tre minuti dopo, Colombo respinge su Fontana. Partita incalzante. Al ventesimo il primo gol. Fontana libera il tiro Consonni ed è il gol. Bravo Fontana a liberare in gol, a smarcare Consonni. Gol con dedica al figlio William da parte di Consonni. Al ventinovesimo Florindo sfiora il palo. La più bella azione capita al quarto minuto della ripresa. Convinta e testarda percussione di Calaiò. Il suo diagonale trova in traiettoria Abate, grandestro e palo pieno. Raddoppio mancato, pareggio agguantato. Lo realizza De Franceschi proprio al quinto. L'imbattibilità di Gianello durava da 478 minuti. Esce Calaiò, entra Sosa, copione già visto. Tra i più bravi del Napoli ancora una volta Abate, sempre preciso e bravo nel saltare l'uomo. Al 34esimo è espulso Statuto per somma di ammonizioni. La partita sembra finita quando il Pampa si inventa nel primo minuto di recupero il solito grandissimo gol. Il Napoli schiera un insolito 4-4-1-1. Corrent a sostegno di Pia, Calaiò in panchina. E dopo appena due minuti dal fischio del signor Gava, il Sora del simpatico capuano sbaglia una clamorosa occasione con Magliocco. All'undicesimo Corrent, al cross, Consonni di testa colpisce la traversa. Al diciottesimo è Pia a tentare di sbloccare il risultato su suggerimento di Bonomi. Ripresa senza Scarlato, entra Salvatore Accorsi. Al sesto Gianello rischia grosso su punizione di Magliocco. Sora in 10 dal diciottesimo, espulsione di Cianfarani. L'occasione più interessante al 29esimo, capita a Consonni, ma il suo tentativo vede il portiere Ripa superarsi. La 31esima è una grande giornata, è una giornata cruciale. In vetta può cambiare tutto. Gli Irpini giocano in casa contro il Rimini capolista, i napoletani contro il Foggia al San Paolo. Se vincono entrambi, vacillerà il dominio incontrastato finora dei romagnoli. Ma gli Irpini non vincono, mentre il Napoli le dà al Foggia e vediamo come. Due minuti di gioco e passa in vantaggio il Foggia con Greco. 0-1, incredibile. Reja incita la squadra, richiama tutti al rispetto dei ruoli. Ma il Napoli è in giornata e il pareggio arriva come un maturo frutto di stagione. Calaiò firma il pari, al decimo della ripresa, di testa. È il suo quinto gol stagionale. Al 32esimo ritorna in vantaggio il Foggia, 2-1 con Munart. I pugliesi resistono agli attacchi continui del Napoli, niente da fare, non si passa da nessuna parte. L'arbitro, Velotto di Grosseto, guarda il cronometro e assegna tre minuti. Accade quello che altre volte è accaduto, frutto di una determinazione non comune. 47esimo, Pia gol! Gol di Pia ed è il 2-2. Palla al centro, c'è chi ci crede e ancora ci prova. E il suo nome è Scarlato.
Un passato da attaccante e un presente da difensore, ma con il piede giusto per siglare il 3-2. Che partita! Il campionato di C1 sta volgendo al termine. La lotta per i play-off si fa serrata. Il primo posto è nelle mani del Rimini, più 5 sull'Avellino, più 9 sul Napoli, e alla via così. Si gioca sul campo del Martina, davanti a 5.000 spettatori. I pugliesi ce la mettono tutta, colgono meritato il vantaggio al 33esimo con Lisuzzo. Il Napoli ha due punte, Pia e Calaiò. Non è una partita entusiasmante, c'è una certa stanchezza e il primo caldo si fa sentire. La ripresa ripete un certo cliché iniziale, anche per il gol del pari che arriva al 28esimo e a firmarlo è Calaiò. Ventisettesima giornata. Una vittoria a Rimini nel giorno della seconda debacle stagionale della Juventus. Stadio San Paolo, 33esima giornata. Napoli-Rimini, ecco un match di categoria superiore per caso giocato in Serie C1. Il Rimini ha il migliore attacco, la migliore difesa. Il Napoli è arrivato al traguardo con un po' di affanno, ma con premesse assolutamente diverse. Partita. Andiamo subito a rivedere i gol. Molto bello. Il primo è una cosa davvero eccezionale di Muslimovic. A un minuto dalla fine del primo tempo, questa bella giocata premia la momentanea supremazia del Rimini. Il Napoli è schierato con un 4-2-3-1. Calaiò è l'unica punta avanzata. Giocano più indietro Caparella e Pia. È comunque il sudamericano a riagguantare il pari con un bellissimo colpo di testa 1-1 di Pia al 18esimo della ripresa. Il mio primo pensiero tornando a Napoli. La gioca Giulianova l'ultima di campionato e nemmeno l'ultima trasferta della regular season è per il Napoli una passeggiata. Il Napoli vi arriva con un po' di affanno, non sempre è stato brillante, spesso ha offerto emozioni però irripetibili. In umiltà ha giocato il suo campionato di C, in umiltà ha affrontato avversari con i quali mai prima aveva incrociato. I padroni di casa sono condannati ai play-out salvezza, ma il rango del Napoli merita trattamento agonistico adeguato a tanto blasone. Primo episodio da segnalare, un rigore per il Napoli, non trasformato da Pia. Al 36esimo, con Ranalli, va in vantaggio per la gioia di 2.000 spettatori presenti sugli spalti, insomma, i parenti stretti, il Giulianova. Più o meno allo stesso minuto, ma nella ripresa, il pari degli azzurri. Lo segna Schettino, cui Rei ha affidato l'onore di sostituire Corrent. 4 minuti più tardi, al 38esimo, Pia chiude il campionato con un tocco dei suoi. Una rete d'autore, una rete che vale ancora 3 punti, una rete che esalta il calciatore forse tra i più dotati e rappresentativi di Napoli Soccer. La Samb entra subito in partita, opta per un 4-4-2 e ha in Martini la punta di spicco. È lui al quarto minuto a piazzare un colpo di testa insidioso. Alla mezz'ora i padroni di casa sbloccano la partita. Bogliacino segna un gran bel gol di esterno, un po' come aveva segnato al San Paolo in campionato. 1-0, si mette male. Calaiò e Pia di punta, con Abate esterno destro, ma il Napoli non trova varchi. Nella ripresa Reia corre ai ripari, a Cursi al posto di Giubilato, Sosa per Calaiò. E proprio Sosa, al decimo, recupera un pallone prezioso, si gira, mette dentro. Mancini recupera, ma quando il pallone ha già superato la linea bianca. Non la pensa così l'arbitro, che comanda la sola rimessa. Al 37esimo ancora una decisione contestata. Sosa per Pia. Gol annullato per fuorigioco. Il nervosismo si impadronisce degli azzurri, esasperati dalle decisioni di D'Amato di Barletta. Espulso Ignoff, che reagisce alle provocazioni di un difensore. Protesta Reia, via anche lui. La partita delle occasioni mancate ha un finale strepitoso. Cross per Caparella, ci mette sotto il piede ed è gol. Un gol straordinario,
di quelli che rare volte si vedono sui campi di calcio. 1-1, il Napoli è in corsa per la finale. Il miglior Napoli nella partita più delicata, il ritorno della semifinale playoff. Stadio pieno all'inverosimile, il Napoli è una fonte di ricchezza anche per gli avversari. Quarto minuto, esce per infortunio, tra le lacrime Fontana, subentra Montesanto. Decimo minuto, Ignacio Piá, dribbling irresistibile, sull'ultima finta salta l'uomo e mette al centro sinistro, valutato di Capparella ed è il gol. Il gol angolatissimo di sinistro di Capparella. Questo sì che è un gol che uno non si stanca mai di rivedere. Il triangolo che si chiude sul palo lontano. Capparella, Piá, coppia d'applausi. Sedicesimo, intervento di Cigarini su Capparella, irresistibile. L'attaccante viene ammonito per simulazione. L'arbitro è Gava di Conegliano. La Samb impiega 22 minuti per capire cosa sta accadendo. Conclusione di Colonnello, senza fortuna. Poco prima della mezz'ora, occasione invece da raddoppio. Cross calibrato, ma un po' arretrato rispetto all'azione, Sosa si dispera. Trentesimo, i pugni duri di Gianello respingono una conclusione di Leon. 41esimo, Capparella se ne va, quasi sul limite. Colonnello superato, lo trattiene, lo mette giù, rigore. Dagli 11 metri, Sosa dal dischetto, la rincorsa, la trasformazione. Spiazzato Mancini, ex portiere del Napoli, molto fischiato. Il finale è tutto napoletano, rimane 2-0, risultato che porta gli azzurri nella finale contro l'Avellino. Finale playoff promozione 12 giugno Napoli-Avellino, 19 giugno Avellino-Napoli. €63.153 paganti, €1.083.930, nuovo record al San Paolo per Napoli-Avellino, finale playoff di C1. Il Napoli ha trasformato le sue partite in eventi mediatici, due dirette televisive, 50 televisioni anche dall'estero, oltre 200 giornalisti accreditati. Il Napoli ha battuto tutti i record possibili, ma l'Avellino non riesce a batterlo. Squadra tosta, quadrata, ben messa, tecnicamente e atleticamente, quella biancoverde. Eppure il Napoli i numeri li ha. Il match è di un equilibrio incredibile. Nel numero delle palle gol, come nelle occasioni per reclamare. Protestano gli azzurri per questo mani di Puleo. Protestano gli irpini per questa spallata di Giubilato. L'arbitro è Gava di Conegliano Veneto, lo stesso di Napoli Samp. In tutte e due le occasioni lascia correre. Solo nel finale di partita, brividi veri. 41esimo, tiro di Piá, Cecere para in due tempi. 46esimo, Millesi in contropiede, salta Montervino, Gianello respinge. Piá, servito da Sosa, salta a sua volta Metrano ed Andrea, entra in aria e mette sull'esterno rete una clamorosa occasione. 0-0, si va alla partitissima del Partenio. Il 19 di giugno è un pomeriggio infuocato, il terreno è arido, l'umidità è insopportabile, non un alito di vento a spazzar via l'afa. La capienza ridotta del Partenio ha richiamato la gente sulle gradinate con largo anticipo. È il giorno più lungo per il Napoli e per l'Avellino che devono giocarsi tutto in 90 minuti. La finale dei playoff nasce sotto auspici indecifrabili, mai pronostico è stato così arduo. Lo 0-0 dell'andata pone al Napoli l'obbligo di vincere, agli irpini la facoltà di scegliere la tattica per due diversi risultati. Il Napoli è lo stesso di 7 giorni prima. Corrente rimane in panchina, Capparella e Piá in avanti con Sosa che ha sofferto il mal di schiena fino a poco prima. Fischio, si parte. 8° minuto, il sinistro di Mora e un brivido lungo la schiena del portiere Cecere. Il Napoli c'è, ma c'è anche l'Avellino. All'11° Biancolino prova il suo di sinistro. Il calciatore più in palla della giornata è Piá. I suoi dribbling sono irresistibili e Ametrano, che lo marca, non lo regge. Al 22esimo un cross del sudamericano trova pronto Sosa, ma anche Cecere. 29esimo, Riccio dalla distanza prova lo scatto di reni del portiere Gianello. Tiro insidioso, carico di effetto maligno, forse anche deviato. Questa è una palla gol.
E una bella palla gol capita anche al Napoli, al 35esimo. Errore difensivo, Caparella tiro fuori. Le partite si perdono anche per i propri errori. 38esimo, il gol dell'Avellino. Millesi dal corner, pallone basso, che attraversa tutta l'area. Ci sono Accursi, Giubilato e Montesanto, ma il pallone arriva dove Biancolino si è smarcato, 1-0. Passano pochi secondi, occasione di pareggio, ancora un errore, ancora Caparella. Grandissima palla gol, sprecata. La partita si può recuperare, ci sono altri 45 minuti, ma la ripresa ha un inizio imprevedibile. Vanin, che non doveva giocare, sbuca improvvisamente in area azzurra, spinto da Millese e Biancolino. Si ritrova solo e Bonomi, unico a recuperare, lo mette giù. Espulsione e rigore. Da qualsiasi angolazione la si vede, l'immagine non lascia molti spazi a dubbi. Bonomi, che nemmeno protesta, ha fatto quello che poteva. Pochi secondi dal fischio del secondo tempo, il sinistro di Moretti spiazza Gianello, ma spiazza completamente il Napoli. 2-0. Ora è durissima. Ci prova Caparella, entra in aria, finisce a terra, ma l'arbitro Marelli di Como, 95 partite in Serie C, non gli dà credito. 26esimo, ecco il gol che può valere la svolta. Caparella su punizione, Sosa di spalla, alla porta, tocca, forse di nuca, quel tanto che basta per il gol. 2-1. La partita si riapre. Preme ora il Napoli. Stacco di testa, bellissimo di Sosa. Cecere è fortissimo e lo dimostra. Volano i minuti. Pià di testa di poco a lato proprio al 45esimo. Il pubblico invade pacificamente il campo, pensava fosse finita la partita. Ci vuole un bel po' a farli uscire tutti i tifosi. Si lamenta Reia, si sente assediato, si lamentano tutti, ma la verità è che restano da giocare soltanto 15 secondi, non c'è più tempo. La partita che le vale tutte l'ha vinta l'Avellino, in una finale straordinaria in cui ciascuno ha dato tutto, il massimo possibile, dopo un campionato tirato e sofferto. Il meccanismo è spettacolare ma anche crudele, dà e toglie in uguale misura. Dalla B a chi la merita sul campo, l'Avellino, lascia in C chi non la merita più. Il Napoli, che in questa categoria è finito per retrocessione stabilita a tavolino. Un Napoli che ad agosto non esisteva come squadra e come società è arrivato comunque in finale, se l'è giocata, la B. Hanno chiesto ad una città e ad una tifoseria un sacrificio enorme, la Serie C, un sacrificio che andrebbe ora ripagato. Comunque, azzurri, bravi lo stesso. Fontana ancora, pallone lungo, ha provato Pià, poi la girata, la deviazione tentata da Maldonado. Fischio dell'arbitro, pallone arretrato, Calaiò, rete! Calaiò! Napoli in vantaggio, 14esimo minuto, il sinistro, il timbro di Emanuele Calaiò. Fontana dentro, il colpo di testa, incredibile parata di Fontana con Calaiò vicinissimo al raddoppio. Sale D'Alessandro dall'altra parte, attenzione, Mancino dentro, rete, fuori gioco sull'ultimo tocco di merito. Attenzione qui Giglio, il colpo di testa in tuffo, molti applausi ma niente porta per lui. Montervino, attenzione, Calaiò, rete, Calaiò, 2-0, posizione regolare, doppietta di Calaiò dopo 30 secondi dall'inizio del secondo tempo, Calaiò, ancora lui. La rimessa era per il Napoli, Pià, passa in mezzo a due, Pià, area di rigore, grande azione, Pià, dentro! Che azione di Pià, straordinario il brasiliano. Dentro Pià, posizione regolare, palla sul destro. E il pallone che finisce fuori.
Il Napoli rifondato da Marino è più forte dell'anno prima. L'esordio vincente di Acireale ha dato indicazioni importanti. Marei è ben coscio del fatto che la squadra sul piano del gioco ancora non c'è. Quello del San Paolo è un pubblico di bocca buona, di certo non gradisce le difficoltà nel superare la Massese, che appare poca cosa. Pia non è ancora entrato in forma, c'è un certo patimento in difesa dove gli esterni sono Savini e Grava e in avanti Bogliasino e Calaiò soffrono di reciproca incomprensione. A limitare i danni ci sono Maldonado e Romito, mentre in porta Iezzo si riconferma una certezza. Ma al Napoli basta un guizzo, quello di Calaiò, che al 27esimo chiude la triangolazione con Grava e va a perfezionare il gol. Per lui 3 marcature in 2 partite, cioè 6 punti in classifica e primato. 10 minuti più tardi, un clamoroso errore di Bonucelli, su cross di Coppola, fa sì che il Napoli riscuota il primo applauso del San Paolo. Il protagonista di Lucchese Napoli è Maldonado, il difensore paraguayano al centro della scandalosa vicenda che nell'estate ha portato alla retrocessione del Genoa. A Lucca, contro una squadra che appare forte in questa fase di campionato, trova modo con un bel gol di ringraziare la fiducia accordatagli dal tecnico napoletano e soprattutto dal direttore generale Marino. Il match non è esaltante, poche le azioni da segnalare, portieri impegnati davvero molto poco. Al 22esimo Capparella, già prossimo alla migliore condizione, prova a stuzzicare Calaiò di testa, ma l'attaccante viene anticipato dal difensore Geraldi. Un minuto dopo tenta dalla distanza Fontana. Il portiere Brunner mette in angolo e sventa la prima vera palla gol azzurra. Al 39esimo pericolo per Iezzo, rovesciata di Bonfanti alta sulla traversa. La ripresa non è più entusiasmante. Reia lascia fuori Bogliasino non al meglio e inserisce De Palma. Le vie del gol sono precluse in una partita esasperatamente tattica. Poi Maldonado, al 24esimo, sblocca il risultato su punizione. Un gol che vale la terza vittoria su 3 partite di Napoli Soccer, ancora al comando della classifica, ma in condominio con una squadra emergente del girone B, la San Giovannese, che ha lo stesso ruolino di marcia, vanta soltanto 2 reti all'attivo in più. Nove punti in 3 partite si gioca in casa contro la Torres, la squadra di Cucureddu e di metà classifica. Per gli azzurri potrebbe essere l'occasione di fare 4 su 4. Il campo dice subito che il poker è possibile. Se non riesce è quasi esclusivamente per la poco accorta direzione di gara dell'arbitro Velotto di Grosseto. Il Napoli appare subito meglio impostato che nelle precedenti partite, anche se le iniziative si infrancono su frangiflutti organizzati dal tecnico Cucureddu, che davanti al portiere Pinna schiera Morello, Pederzoli, De Martis, Marchini e Medda, che non la fanno buona a nessuno, soprattutto non vanno per il sottile. Emanuele Calaiò va in gol al 19esimo. La rete appare regolare, ma l'arbitro Velotto annulla per un presunto fallo di mano. Episodio molto contestato, increduli 21.000 tifosi sugli spalti. Al 46esimo, altro errore arbitrale. Il bel lancio di Fontana smarca Calaiò da limite segno. Anche in questo caso, gol regolare ma annullato. Stavolta per fuorigioco segnalato dal primo assistente dell'arbitro, Elia. Decisione che appare sbagliata. Medda tiene in campo Calaiò. Il Napoli riparte nella ripresa con uguale carica agonistica ma con minore ottimismo. L'arbitro Velotto è in giornata nera. La partita finisce sullo 0-0, risultato sul quale pesano il rigore negato per fallo su Romito e i 2 gol di Calaiò annullati. A fine gara, negli spogliatoi, la furia di De Laurentiis. Gli organismi federali dovrebbero risarcire il Napoli per danni, dice. Le sviste arbitrali di Napoli-Sassari-Torres sono costate a Napoli 2 punti. La squadra di Reia avrebbe già potuto prendere il largo, invece rimane in vetta ma a pari punti con la San Giovannese, fermata anch'essa la domenica precedente. La trasferta di Pistoia si rivela subito più difficile del previsto. Il Napoli rischia grosso già prima di cominciare la partita per uno striscione offensivo nei confronti del presidente della FIGC Franco Carraro. L'arbitro, Celi, chiede che venga rimosso. Poi si consulta telefonicamente con il designatore, Pieri. Nonostante l'intervento del direttore generale del Napoli, Marino,
Lo striscione verrà rimosso soltanto dopo 21 minuti di gioco. Parte la diffida contro Napoli Soccer. Bogliasino non c'è per scelta tattica, gioca dall'inizio a modo. Il primo brivido lo regala Collacchioni, che lisciando il pallone dà spazio all'incursione di Calaiò, il quale però conclude fiaccamente. Per 23 minuti il Napoli c'è, poi prima azione di Toscani e prima rete. Combinazione Alteri-Gennari, viene liberato al tiro Zizzari e Iezzo perde la sua imbattibilità. Durava da 407 minuti. Pistoiese in vantaggio, il suo coach, Tedino, ora innalza una dita. Il Napoli prova ad aggirarla. Il pareggio però arriva al 33esimo, sempre nel primo tempo. Punizione di Fontana per il fallo di Collacchioni su Monterdino. Pizzica di testa il pallone Pia ed ecco il pari, 1-1. La ripresa è un monologo napoletano. Di essa vanno evidenziate al primo una conclusione di Pia, poi all'ottavo un tentativo senza troppe pretese di Maldonato e al 37esimo un tiro cross di Caparella che colpisce la traversa. Il secondo pareggio consecutivo consente a fine giornata il sorpasso del Napoli. Il giorno del derby tutti sono chiamati ad un impegno maggiore, invece gli attaccanti del Napoli tirano un po' il fiato, lasciando agli alfieri delle retrovie il compito di organizzare la difesa, la partita e sbloccarla pure. Reia se ne lamenterà con tutti negli spogliatoi. La Juve Stabia, ancora in mano a Bullo, artefice della promozione dell'Avellino, ha grossi problemi anche se la posizione di metà classifica non sembra incutere timori particolari. Sugli spalti in 35.000, primo record stagionale, si annota un incasso di oltre 170.000 euro. Reia presenta una novità, Bogliasino alle spalle di Calaiò con Pia spostato a sinistra, esperimento che finisce dopo 45 minuti ma che il tecnico utilizzerà moltissime altre volte. La cronaca non è all'altezza delle attese del pubblico napoletano e stabiese. Al 27esimo finisce fuori una improbabile conclusione di Fontana. Stessa sorte per Caparella al 31esimo e per Calaiò su punizione al 39esimo. Una certa velleità dimostra invece la squadra di Salvatore Bullo, le cui pretese si esauriscono all'ottavo della ripresa quando Castaldo chiude uno scambio con Sibili, centrando il portiere Iezzo. Un minuto dopo, l'espulsione per somma di ammonizioni riferisce al Napoli una superiorità già espressa, per la verità, dalla cifra tecnica. Solo nei 20 minuti finali, giocati dal Napoli con la giusta concentrazione e determinazione, arriva la vittoria. Al 26esimo Gianluca Grava, 28 anni, difensore destro, un volto rassicurante ma una grinta eccezionale. È lui che mette la giusta pressione al pallone ed è l'1-0. Il guizzo di Grava ha deciso una partita non difficile ma delicata, comunque giocata dagli azzurri sottotono, senza il piglio delle prime giornate di campionato. La settima giornata è quella in cui il Napoli potrebbe riagganciarsi alla vetta della classifica, ma spreca l'occasione a Gela, solo 0-0, e l'opportunità offerta dalla Juve Stabia che in casa ha fermato sul pari la San Giovannese. Nel segno del gemellaggio anti-racket la trasferta siciliana, che non lascia impronte considerevoli. Il Gela ha paura, il Napoli ha perso un po' del suo smalto, ecco la partita. Già dopo un paio di minuti il Napoli potrebbe passare. L'azione combinata di Calaiò e di Bogliasino porta un pericolo serio alla porta di Indiveri. Provvidenziale l'intervento di Filippi. Pensa bene, il tecnico gelese fiuta i pericoli e richiama tutti in difesa. Ma il muro di gomma del Gela rischia di diventare un alibi. Il problema per il Napoli è che stenta a riaversi e qualche calciatore non è in perfetta forma. Il Napoli segna 3 gol, ma lo fa con 2 centrocampisti, Fontana e Montervino, e con un difensore, Romito. Rimane una certa difficoltà dell'attacco. I miglioramenti sono tuttavia netti. Prova ne è che nei primi 60 secondi il Napoli sfiora il gol per 2 volte. La prima con Caparella, anticipato da Terracciano. La seconda con Pia, il cui colpo di testa viene deviato in angolo dal portiere Sassanelli. Bogliasino colpisce anche una traversa al 21esimo. Il primo gol al 31esimo, fallo di Leonardo su Calaiò.
sulla punizione Fontana e per l'estremo delle Manfredonia non c'è scampo. Rivediamo l'esecuzione perfetta sul calcio piazzato del centrocampista azzurro. Le altre due reti nella ripresa. Dopo appena 11 minuti i pugliesi restano in 10 per l'espulsione di Terracciano, entrato malamente sulle gambe di Caparella. 4 minuti dopo l'arbitro Mannella convalida questo gol di Romito, forse viziato da un suo intervento su Sassanelli. La protesta va al di là dell'ecito e il direttore di gara butta fuori anche Menolascina. Pugliesi in 9. Ora è più facile trovare gli spazi. Ne approfitta anche Montervino per scrivere il suo nome nel tabellino della partita. Rivediamo anche il suo gol e poi voltiamo pagina. Dopo il Manfredonia un'altra formazione pugliese, il Martina Franca, squadra di categoria, perciò esperta e tosta, e il suo allenatore Trillini è uno che conosce molto bene la Serie C1. Ma il Napoli, cui ancora brucia l'esperienza dell'anno prima, non cade nella trappola di una formazione che rimane quinta in classifica. Match dunque equilibratissimo tra Martina e Napoli, al punto che soltanto dopo 26 minuti gli azzurri riescono a passare in vantaggio. E lo fanno con Calaiò, che ritorna al gol, anche se trasformando un rigore. Quanto basta per ridare fiducia ad un attaccante vero, un calciatore che ha i numeri per emergere. 3 minuti dopo il pareggio dei pugliesi, inaspettato con Fanesi, che recupera in sacca dopo una serie di respinte corte. La rimonta potrebbe essere formalizzata al 9° della ripresa, ma il bolognese Scoditti non se la sente di concedere il secondo rigore per questo fallo di Mancini su Caparella. Reia protesta, deve accontentarsi del primato. Calaiò incontenibile, Fontana delizioso, Montervino un moto perpetuo, Caparella efficace, Grave e Maldonado macchine inarrestabili da lavoro. Per la partita di Pisa, trasferta classificabile di storica difficoltà già ai tempi della Serie A, Reia li dispone in maniera aggressiva con i trequartisti alle spalle delle due punte, Sosa e Calaiò. Il Pampa è in condizione e Calaiò ha deciso di vestire i panni dell'outsider. Ogni sua giocata ha un brivido per la difesa del Pisa, che ha un buon allenatore, Mariani, ma non può disporre contro gli azzurri di Edi Baggio e di Pasino, solo in panchina. Il primo gol arriva al 37esimo ed è bello aprire la cronaca della partita con questa prodezza di Calaiò. Sul cross di Montervino guadagna il cielo, sale più di tutti e schiaccia in rete mentre Scopelliti accenna ad una timida protesta. Sul finire di tempo anche Sosa potrebbe segnare, ma sfrutta male, come vedete, un errore di Lazzari. Dopo appena 18 secondi dall'inizio della ripresa, sull'ennesimo affondo di Calaiò, Scopelliti lavora di falce e l'arbitro Orsato di Schio indica perentorio il dischetto. Dagli 11 metri lui, Calaiò, rincorsa e gol, 2-0. Volano il Napoli e il suo attaccante di maggior prestigio. Sosa esulta e va alla ricerca della sua occasione. Gliene capitano per la verità due, al 18esimo e al 23esimo. Ma Lazzari e Fedeli corrono ai ripari. C'è lavoro duro anche per Romito, che appena qualche minuto dopo salva sulla linea sul tentativo di Scopelliti e Ragazzo. Il cronometro sta divorando gli ultimi secondi quando Grieco va al cross per Montervino. Sembra una sfida tra compagni di classe. Montervino la raccoglie e con il suo destro arrotonda il risultato. 0-3. Il girone B della Serie C1 ha finora messo in evidenza, oltre a Napoli, poche squadre. Di sicuro la San Giovannese di Braglia, il Perugia, il Frosinone, il Lanciano. Niente di che sul piano tecnico, formazioni di categoria tuttavia capaci di dare fastidio. Attesa per questo, con particolare ansia, la sfida del San Paolo contro la San Giovannese, che al momento sembra l'unica concorrente per il primato. La partenza della squadra di Braglia è al fulmicotone, 2 minuti e la traversa della porta di Jezzo trema per la conclusione di Ciccio Baiano, napoletano, ex golden boy del Foggia di Zeman e del Napoli degli anni più belli. Ma non è giornata per i toscani, nonostante il buon inizio. 13esimo minuto, cross di Montervino per la testa di Sosa, ancora Sosa, gol. Gol di Sosa ed esplode lo stadio, in 34.000 sono sugli spalti. 20esimo.
Fogaggi a terra Caparella. Elena Di Ciampino, che aveva già arbitrato il Napoli ad Acireale, assegna la punizione. Questa è roba da specialisti e Fontana lo è. 2-0. Nella San Giovannese hanno molto credito Biancone e Giglio, spesso sospinti da Moscarelli e Danucci. Ma l'uomo in più è Ciccio Baiano. Allo Scugnizzo Ramengo l'onore di segnare il gol della bandiera al 34esimo. Più che il risultato è il gioco brillante e il dominio del campo a far capire che il Napoli non farà sconti. 40esimo, cross lungo di Caparella. Lo stacco di testa di Sosa è come una frustata per Pierini, che vede entrare il terzo gol. Chi fermerà il Napoli se la San Giovannese crolla così rovinosamente? La ripresa è una formalità. Al 7° Nocentini a terra Calaiò ed è il rigore. L'eroe di Pisa si presenta sul dischetto, prende la rincorsa e segna. Se questa partita doveva dire chi è il più forte, ora lo sanno tutti. Braglia per primo. Il treno azzurro ha preso velocità, viaggia sicuro e senza soste intermedie verso la meta. Gli avversari appaiono piccoli e lontani, come le figure che si scrutano oltre i finestrini. Il merito principale del tecnico Rea, i suoi correttivi in corsa, la scelta definitiva del 4-4-2, sembrano le più giuste, adeguate alle pretese. Nemmeno Chieti, snodo delicato della 12ª giornata, sembra poter rallentare la corsa. C'è il solito Calaiò a fare la differenza, pur se il gioco prodotto dalla squadra non è all'altezza delle precedenti prestazioni. Dopo appena 25 minuti di gioco, comunque, Calaiò apre il risultato. Vale la pena rivedere l'azione. La partita del Napoli non è brillante, forse perché è facilitata, dopo il gol di Calaiò, per l'inaspettato raddoppio per l'autorete di Tomei, al 7° della ripresa. Tomei, nel disperato tentativo di anticipare Sosa, come vedete, spiazza Capasso. Pago il Napoli, il Chieti cresce a tratti a dismisura fino ad avere controllo totale del campo e a togliere agli ospiti la gestione della partita. Al 21esimo la partita sembra davvero riaprirsi. Montervino interviene su Scarpato, più sul pallone che sull'uomo, ma l'arbitro D'Amato concede il rigore. Dagli 11 metri Virdis, è il 2-1, ma che la partita sia veramente riaperta è soltanto un'impressione. Ci sono partite che sulla carta appaiono facili, ma che poi sul campo diventano altra cosa rispetto al pronostico. Una di queste è Napoli-Foggia e cade alla 13esima del girone di andata. Il Foggia è in un momento di grande difficoltà, è nei bassi fondi della classifica e il Napoli invece è in testa. Al San Paolo i ruoli sembrano invertiti. Attacca il Foggia, siamo al 9° dai limiti quasi dell'area napoletana, Cantoro va alla conclusione. Il pallone schizza davanti a Iezzo e finisce in rete. Le squadre di carattere si vedono dalla capacità di reazione. 10° cross di Caparella, allunga la traiettoria Bogliasino, Fontana al volo, gol. Gol di Fontana e palla al centro. Partita ripresa in mano dal Napoli, mentre il centrocampista azzurro va ad esultare curiosamente davanti ad una telecamera. Il Foggia cerca punti salvezza e li vuole dal San Paolo. Giubilato e Romito sembrano in crisi su Munardo e Cantoro. E proprio Cantoro ammutolisce di nuovo i 20.000 spettatori presenti. 1-2. Incredibile. Reia si agita sulla panchina. Peraltro Calaiò deve uscire per una botta alla caviglia. Gli subentra Pia e subito, al 28esimo, si procura un calcio di rigore per fallo di Di Giorgio. Fontana va alla battuta, ma il portiere Marruocco neutralizza respingendo. Chi si dà da fare di più è Pia. Ha procurato il rigore. Ora pensa personalmente a rimettere in piedi questa partita stregata. Al 33esimo pianta in asso Di Giorgio e va alla conclusione. Sinistro e Marruocco è battuto. 2-2. Che partita! La ripresa è un monologo del Napoli che crea moltissimo movimento e qualche azione di certo rilievo. Al 26esimo, per esempio, Bogliasino vede Marruocco respingergli con i piedi il tiro. Il Foggia, rimontato due volte, non molla e costringe la squadra di Reia al pareggio. L'imbattibilità del Napoli, che dura dall'inizio del campionato, si interrompe bruscamente il primo venerdì di dicembre.
La squadra azzurra ha 29 punti, più 5 sulla San Giovannese e ben 9 sul Perugia. Ma proprio questa squadra, che il tecnico Patania sta mantenendo ad un buon rendimento, interrompe il cammino della squadra più forte del girone. Si comincia ed è subito Perugia. Padrone di casa e del campo, almeno nel primo tempo, trova la soluzione della partita con un grandissimo gol di Cellini, unico riferimento offensivo della formazione padrone di casa. È il 25esimo. Il Napoli, con Maldonado al centro, Briotti a sinistra e con due sudamericani a fare da trazione anteriore, riconquista la padronanza del territorio nella ripresa. Ma i perugini arretrano tutti e il forcing finale dell'undici azzurro c'è niente di apprezzabile. Per fortuna, la domenica successiva, perde anche la San Giovannese e il Napoli mantiene le 5 lunghezze sui toscani. Terzo minuto di gioco, Marco Caparella, 30 anni, subito protagonista della partita. Suo il gol del vantaggio che scuote il San Paolo in un pomeriggio freddissimo. La rete del bravissimo centrocampista è come una sberla per gli avversari che stentano a riprendersi, ma il Napoli non riesce dal canto suo a chiudere definitivamente il risultato. Mancano Fontana e Montervino, il centrocampo ha qualche difficoltà. Va bene, come abbiamo visto, Caparella, ma Montesanto ha l'affanno. Il Grosseto non pare squadra brillante, ha avuto buoni momenti, ma il livello tecnico della squadra di Benedetti è nettamente inferiore a quello del Napoli. Tuttavia riesce in più di un'occasione a creare problemi. Il Napoli è come un vecchio motore che raglia e scarta e solo raramente raggiunge il massimo dei giri. Così, poco alla volta, il Grosseto si fa coraggio. Poi nel finale, al 43esimo, Montesanto falcia Cipolla e l'arbitro Salati indica il dischetto. Pellicori dagli 11 metri non sbaglia e porta sul pari la sua squadra. E poco ci manca, nei secondi che seguono, che al Napoli non vada addirittura peggio. Marei è tranquillo, un po' insoddisfatto, ma tranquillo. Altra squadra emergente del girone B è il Frosinone. Si è avvicinato a grandi passi al Napoli, battendolo in casa in questa 16ª giornata potrebbe addirittura superarlo. Ricordiamo che il Napoli ha una partita in meno e questo spiega l'affollarsi nelle zone alte. La partita è bella e ricca di gol. Il Frosinone, squadra dal temperamento eccezionale, interpreta la partita in maniera aperta, nonostante dopo appena 8 minuti perda Ischia, espulso direttamente da Gervasoni che arbitra la partita. Tuttavia, con una certa spavalderia, il Frosinone si lancia in avanti e al 13esimo si porta in vantaggio con Mastro Nunzio. Angolo di Bellè e l'attaccante di testa anticipa Grava, 1-0. Iaconi, il tecnico frusinate, continua a mantenere alta sul campo la squadra, aperta, ben disposta al bel gioco. Il Napoli ne approfitta per continui inserimenti. Al 36esimo va vicinissimo al gol con Calaiò, rientrato dopo l'infortunio. È lo stesso attaccante azzurro a propiziare il pareggio, al 40esimo. Sul cross di Caparella interviene di testa, costringendo ad una difficile respinta il portiere Zappino. Bogliasino è lì, raccoglie e di sinistro mette dentro, 1-1. Nella ripresa un altro Napoli che sa sfruttare la superiorità numerica e l'enorme potenziale di cui dispone. Al 12esimo esce Calaiò, entra Sosa, ora in coppia con Pia. Al 17esimo il vantaggio, scambio Fontana-Sosa, pallonetto di Pia, gol, 2-1. Il Frosinone è sfinito, fiaccato dalle micidiali ripartenze del Napoli. Gli azzurri sbucano da tutte le parti. Al 37esimo la capitolazione finale, tiro di Grieco, deviazione di Bogliasino ed è il 3-1. Doppietta per Bogliasino, giustamente festeggiato dai compagni. Il Napoli deve ancora recuperare la partita con il Grosseto, ma grazie a questa vittoria è comunque campione d'inverno. Il Napoli chiude l'anno con un bilancio davvero straordinario. Una partita in meno, una sola sconfitta, 27 gol fatti, soltanto 8 subiti. Miglior difesa, migliore attacco. Gli ultimi 3 punti li ha conquistati al San Paolo contro il Lanciano. Segnano i calciatori che più di altri hanno dato nelle ultime partite, Sosa, Bogliasino e Caparella. Andiamo a rivedere i gol.
Il primo arriva dopo 3 minuti. Cross da sinistra di Bogliasino, malinteso tra Mauro Antonio e Moresi, Sosa ne approfitta e appoggia di testa in rete. Sul fronte opposto c'è un guaglione della sanità di Gennaro a mantenere alto l'orgoglio del Lanciano. Al 32esimo una sua girata di testa, sul suggerimento di Paris, scuote Jezzo. 2 minuti e poi Capparella regala a Bogliasino la palla del raddoppio. Al 39esimo Calaiò, anticipato da Mauro Antonio. Al 44esimo Bogliasino si vede deviare un tiro potentissimo. Della ripresa la cosa più bella capita al primo ed è il gol di Capparella, un gol che premia la straordinaria prestazione del calciatore e il suo rendimento davvero molto alto. Il pareggio con il Grosseto e i fischi per la sostituzione di Calaiò non sono piaciuti a Reia e forse è l'unica volta in cui il bravissimo allenatore si lascia andare ad uno sfogo e a dire di essere pronto ad andarsene. Lo fa dopo la vittoria sulla Cireale nella prima di ritorno, che concede a Napoli un vantaggio di +9. Il suo è uno sfogo, risentito e legittimo. Il trascinatore autentico della vittoria sulla Cireale è una vecchia conoscenza delle porte avversarie, Roberto Sosa. L'attaccante argentino, quando è stato chiamato, ha risposto alla grande, sempre, facendo gioco e movimento senza palla, servendo i compagni, realizzando egli stesso. La Cireale, come aveva dimostrato all'andata, è una buona formazione messa in campo da Ugolotti con intelligenza. Un minuto, poco più. Jezzo deve distendersi, deviando in angolo un diagonale insidioso di Gigli, lo stesso che al nono mette di poco a lato di testa. La cosa più bella, che evidenzia il valore del calciatore Gigli, ma soprattutto la straordinaria bravura di Jezzo, avviene al 19esimo. Da Alessandro Pergiglio, stop di petto e conclusione spettacolare a seguire. Il portiere napoletano mette in angolo. A questo punto siamo pronti per andare a vedere e a rivedere il gol di Sosa, il quarto in questo campionato. Per Cordaz niente da fare. Reia ritrova il sorriso e le motivazioni giuste. E per Paolo Marino, colui che non si ferma mai nell'eterno mercato, che è capace di movimentare, dopo Lacrimini gli regala Alessandro Cupi, 30 anni, jolly difensivo. Dopo il Perugia, la Massese. Il Napoli rimedia la seconda sconfitta stagionale. Accade in uno strano pomeriggio, nel quale la squadra azzurra sembra girarsi smarrita in un labirinto senza riuscire a trovare il filo di Arianna. La formazione di casa, che con il coach D'Arrigo ha infilato 2 promozioni di fila, è gasatissima, vogliosa di un risultato di prestigio, che trova con l'unica vera conclusione al 26esimo. Cross di Biscari, testa di Rossi e sforbiciata dal limite di Davide Vignati. Un gol d'autore, davvero un gol straordinario da Cineteca, con dedica per Vignati al figlio che sta per nascergli. Altre volte il Napoli ha reagito con il piglio e l'autorevolezza che gli compete, ma questa volta non gli riesce di imbrigliare l'avversario. Nemmeno con tutti e 4 gli attaccanti in campo riesce a trovare il bandolo. Sosa non tira mai in porta. Calaiò, nella ripresa, si fa parare un colpo di testa da Bassi e poi alla mezz'ora spreca un pallone importante. Griego, infine, si fa apprezzare per una bella girata al 41esimo, parata dal bravo portiere della Massese. Insomma, una brutta prestazione, una sconfitta meritata che Reia spiega con lo stress di mesi terribili, Marino con la stanchezza accumulata a livello psichico e fisico da una squadra costretta sempre a vincere. La cifra tecnica di una squadra dà l'indicazione delle sue potenzialità, ma è la continuità il punto di forza vero. Ritornare alla vittoria dopo la sconfitta di massa significa riequilibrare la media di marcia, consolidare la classifica. E il Napoli lo fa, subito, nella partita del San Paolo contro la Lucchese, allenata da un vecchio amico, Gigi Simoni. Reia muove qualche pedina, Montervino a centrocampo, sulla fascia sinistra Lacrimini, all'esordio dal primo minuto. Manca però Pia. L'attacco è composto da Sosa e da Calaiò, sono loro la vera medicina. Ma le vie del Napoli per arrivare alla vittoria sono tante. Una si chiama Bogliasino. È lui che al 32esimo del primo tempo sale di testa sul cross di Grava e con una perentoria torsione devia in rete il pallone. Un'autentica prodezza che lascia senza risposta il portiere lucchese Brunner.
Grande esultanza per l'uruguaiano che finora ha segnato sempre gol pesanti. E lo è anche questo un gol pesante. Ci sono partite che finiscono dove sono cominciate. Ora il Napoli amministra il vantaggio e non è la paura di un avversario, peraltro molto meno forte, a intimidirlo. È quello che spesso viene definita l'importanza della posta in palio. Il Frosinone ha pareggiato e con i 3 punti gli azzurri possono di nuovo allungare il passo in classifica. Esulta Marino, il DG del Napoli ha in serbo un altro rinforzo, Trotta, preso dal Rimini, un calciatore di progetto come gli stesso dirà, un calciatore di progetto rispetto a quello che sarà il futuro della squadra azzurra. E non è finita, perché Marino sta trattando Buchi, il più forte goleador del campionato cadetto. E la partita dell'esordio di Trotta, al posto di Caparella, l'ultimo acquisto del Napoli, in attacco Grieco al fianco di Calaiò. Imperscrutabili e legittime le decisioni di Reia, ma la squadra non si ritrova e rimedia la terza sconfitta stagionale, la seconda consecutiva in trasferta. 50 secondi dall'inizio e Jezzo deve intervenire su Minetti. Napoli attivo veramente al 17esimo. Calaiò trasforma una palla gol in un improbabile pallonetto. Salva Russo. 18esimo. Guberti in gol con il braccio, rete annullata e ammonizione. Ventinovesimo, Trotta per Calaiò. 34esimo, tiro centrale di Evacuo lasciato inspiegabilmente a piede libero. 2 minuti dopo il suo gol. Intervento difettoso di Maldonado, mezzo pallonetto ed Evacuo può alzare le braccia al cielo. 1-0. Attacca ancora la Torres, Guberti, para Jezzo. Nella ripresa ritorna il Napoli di domenica scorsa con Caparella e Sosa. All'ottavo unica palla gol per gli azzurri, Maldonado di testa, bravissimo Pinna. Poi il raddoppio della Torres, ancora Evacuo, chiude male Romito, sinistro che si infila tra palo e portiere, incredibile. Al 24esimo Tozzi lancia di esterno destro Guberti per il 3° gol. Il sassarese però sbaglia. Ultima chance al 38esimo, Sosa di testa e palla fuori. Una cosa c'è da dire. Ogni volta che c'è da rimediare per le conseguenze di qualche distrazione, il Napoli poi lo fa alla grande. E così dopo la sconfitta di Sassari, Calaiò prende per mano i compagni e li conduce senza molti affanni alla vittoria, ristabilendo subito in classifica le debite distanze. Il match contro la Pistoiese non è proprio facile, la squadra di Di Chiara è messa molto male e per salvarsi deve tirare calci a chi capita. Questo spiega una iniziale difficoltà, direi, a prendere le misure dell'avversario, ma il San Paolo non tradisce mai la sua squadra, casomai è accaduto il contrario. Piovono applausi dagli spalti e la squadra che chiude il primo tempo sullo 0-0 si sente rincuorata, anzi ulteriormente motivata. E così scende in campo nella ripresa con piglio ancora più duro. Al 3° Jezzo mette in angolo sul tiro di Di Nardo che aveva macinato Maldonado e Romito. Ma da questo momento in poi la musica suona soltanto per lui, per Calaiò. 25esimo, Montervino mette in aria sulla respinta della difesa. Calaiò, gol. Gol di Calaiò, 1-0. Protesta la Pistoiese, ma era Di Chiara a tenere in gioco Calaiò, che va a raccogliere la sua overdose di applausi e l'ammonizione del genovese Bo. Il giorno di Calaiò finisce al 41esimo, quando sugli sviluppi di una punizione di Fontana si fa trovare pronto ad infilare ancora Mareggini, 2-0. Questi dico 76 giorni che sono disposto. 76 giorni di sofferenza. Però dai, l'hai visto, questo è il vero Napoli. Questo è il vero Calaiò, dai, adesso perché ok, no, va sì, bene la sì, squadra, chiaro, però. E da un mese stiamo facendo tutti male, e compresa anch'io. Oggi abbiamo visto, abbiamo fatto tutta una gran partita e ho ritrovato il gol. Senti tutte le
Ci sono partite che è difficile da interpretare, sconfitte che è problematico decifrare se si prescinde dal fattore campo e dagli episodi agonistici. La 23esima giornata ripropone il derby con la Juve Stabia, già da tempo affidata a Salvatore Di Somma, Stabiese Doc, vecchio leone di un Avellino di tanto tempo fa, che faceva della sua rabbia la forza per restare in Serie A. La partita, delicata per la sua stessa natura di derby e per la posizione in classifica degli stabiesi, si mette subito male, come peggio non si può. 13esimo, ma l'accorto retropassaggio di Lomito, Jezzo e fuori dai pali, la palla in rete, 1-0 per la Juve Stabia. Sugli spalti del Menti, l'urlo di gioia ancora non si è smorzato nella gola. Sul campo gli azzurri ancora non hanno fatto mente locale a quello che è accaduto ed ecco che Agnelli ruba palla a Fontana e dopo uno scambio con Verolino va a chiudere in rete la sua fuga. 2-0 e siamo al 15esimo. Il gol di Agnelli è un macigno che pesa sugli errori e sull'approccio sbagliato ad una partita così importante. Scardinare il doppio vantaggio di una squadra disperata è impresa titanica. Calaiò ci prova e al 47esimo ottiene la soddisfazione personale del gol. Teoricamente la partita è riaperta, il Napoli ha i numeri e il tempo, tutta la ripresa, per rimettere le cose a posto. Ma la partita ha preso una piega sbagliata dall'inizio e ogni tentativo di svogliare la matassa è frustrato dalla eccellente copertura degli spazi dei padroni di casa. Al 25esimo poi la Juve Stabia realizza il 3-1. Con Castaldo che sfrutta al meglio una invenzione di Marra. Per il Napoli è la terza inspiegabile sconfitta di fila in trasferta. La squadra viene contestata. Marino la manda in ritiro da subito. Dopo il lungo ritiro punitivo, il Napoli ritorna in campo al San Paolo. Fontana non c'è, regista Bogliasino. Sulle fasce Caparella e Trotta, in avanti Calaiò e Pia, per il quale è già prevista la staffetta con l'altro sudamericano, Sosa. In difesa Giubilato sostituisce Maldonado. È un Napoli diverso quello che affronta il Gela, non per gli uomini più o meno gli stessi, ma per l'atteggiamento tattico. Dopo la scorpacciata di Castellammare, Reia non vuole più ingoiare gallette. Meglio aspettare l'avversario, lasciare che si scopra, poi colpirlo. Accade così che i siciliani piazzino qualche buona conclusione, come quella al 14esimo di Carboni, che chiude con un tiro secco la triangolazione con Abate. Il Napoli però sta crescendo e alla mezz'ora passa con Calaiò, il cui gol dà più carica al Napoli della rabbia per il prolungato esilio a Castelvolturno. L'azione scaturisce dal corner battuto da Bogliasino, tra i migliori. Testa di Giubilato, palo poi Calaiò, come un fulmine, mette dentro 1-0. Sbloccato il risultato, gli azzurri sono quasi belli da vedere, tranquilli, sicuri di essere forti, decisi a gestire la partita e soprattutto a vincerla. Trotta e Caparella impostano e arretrano per la copertura. Anche Bogliasino è bravo a impostare e a tentare la sortita. Come al 34esimo, il portiere siciliano Castelli vola a deviare un destro perfido di Trotta. Sulla respinta, Bogliasino mette alto di un niente. È un Napoli che chiude ogni via di fuga al Gela, oramai squadra costretta a non superare la propria metà campo. Anche la ripresa è fortemente colorata di azzurro. Incapace di reagire e di contrattaccare, il Gela sembra aspettare il colpo di grazia, che arriva puntuale al 16esimo. Unniemi e Gargiulo contro Trotta, il centrocampista li infila in dribbling, poi dalla corta distanza, con un bel diagonale, piega Castelli, forse tra i migliori dei suoi. Esordio al San Paolo con... Questa partita si apre con il gol annullato al Manfredonio. Su segnalazione dell'assistente, l'arbitro Velotto annulla perché il pallone avrebbe superato la linea di fondo prima di essere rimesso in gioco dal vento e costringere alla figuraccia Jezzo. Il tiro cross era di Piccioni ed è ancora lui a impegnare al 13esimo il portiere napoletano e a colpire poi il palo due minuti dopo. Tre sconfitte consecutive in trasferta impongono a Napoli la svolta, ma il Manfredonia non molla e la squadra è in emergenza. Giubilato e Maldonado, coppia centrale, Caparella e Trotta agli esterni, Calaiò e Pia di punta. E vediamolo il sudamericano in due circostanze, al 33esimo, su spunto di Grava,
al 34esimo su sollecitazione di Montervino. Due flash azzurri, poi Piccioni crea l'ennesimo pericolo sotto la porta di Jezzo. Allo scadere Calaiò al cross, interviene Sassanelli. Per sbloccare la partita occorre un colpo di classe. Al 14esimo lo trova Pia di testa su assist di Trotta, tra i più bravi. 1-0, da rivedere. Messo al tappeto l'avversario, gli azzurri provano il colpo definitivo. Calaiò su punizione, Sassanelli devia sulla traversa. Meglio messi gli azzurri nella ripresa, più veloci, più aggressivi. Al 39esimo esce Calaiò, bravo. Entra Sosa, che subito si fa applaudire per un colpo di testa sul quale interviene il portiere pugliese. I pericoli corsi sono un ricordo, ora è il Napoli che gioca e convince. 43esimo, Amodio, palo. Cominciata male, finisce benissimo. La Juve ha battuto il Frosinone, Napoli ora è a più 7. Ma negli spogliatoi, a Manfredonia, aggrediti con un pretesto Marino ed altri dirigenti. De Laurentiis sbotta, basta, non ne posso più della C1. È il giorno dell'uomo ragno, che compare improvvisamente al San Paolo ed infiamma lo stadio. Sotto la maschera rossa il volto di un fuoriclasse autentico, Ignacio Pia. È stato lui, al settimo, a toccare per ultimo sul tentativo di autogol di Coletti. Ci sono partite in cui tutto sembra agevole. Il Martina Franca va subito sotto e non offre resistenza alle incursioni di Capparella, suo il gran destro del 18esimo, oppure di Pia, 25esimo, occasione di raddoppio. Ma lui pensava di essere in fuorigioco, il sudamericano. 27esimo, Grava, ne inventa una bella, lui è agile di testa ma non imprime forza al pallone. 34esimo, la bravura del portiere Indiveri, l'eleganza di Trotta. Ma dov'è il Martina? Negli ultimi minuti, 41esimo, tiro di Da Silva, 43esimo, bella girata di Ferraresi, niente di più. Sul fischio di tempo di Lena, Calaiò si avvita su se stesso su spunto di Capparella. Il rischio delle partite facili è quello di sottovalutarle. Il Martina è vivacissimo, sul piano del gioco anche se non delle conclusioni, e il Napoli si mantiene troppo largo, mancando di incisività. Decimo, punizione di Capparella. Entrano Minorelli e Piccolo. 17esimo, azione personale, anche troppo, di Da Silva. Esce Salvini per infortunio. La grande occasione del Martina su punizione al 39esimo. Bravo però Jezzo, sulla respinta c'è Minorile che però cappa. In settimana si è fatto sentire Aurelio De Laurentiis. La vittoria con il Martina Franca non ha lenito la sua insoddisfazione, vorrebbe un cammino più spedito. Il presidente ha troppa classe per insultarci, quindi era proprio impossibile. Infatti ieri abbiamo fatto una riunione e abbiamo chiarito, perché lui ha detto, giustamente come abbiamo detto noi in settimana, era solamente uno sfogo per spronarci, per tenere alta la tensione, e penso che i risultati si sono visti. Ha messo un po' tutti nel mirino, anche Reglia. Ma la verità è che la sua insoddisfazione nasce dalla insofferenza per la categoria. La C non appartiene al Napoli ed è incongrua rispetto agli investimenti fatti. Il Napoli sta dando visibilità alla Serie C1, che mai prima era stata così spesso sotto i riflettori accesi della televisione, anche internazionale. Il Napoli porta incassi irripetibili a società che la domenica non vedono più di 2.000 persone allo stadio. Purtuttavia, il palazzo non sembra tenere nella giusta considerazione questa società. Dietro Napoli-Pisa e la doppietta scacciapensieri di Calaiò c'è tutto questo. Davanti a oltre 22.000 spettatori, il Napoli scende in campo particolarmente arrabbiato. Azione di Cupi sulla sinistra, cross, sponda di Capparella, Calaiò, sinistro, gol. Come nel manuale di tecnica, gioco di squadra e prontezza individuale. Dopo 10 minuti Calaiò può già tendere il suo arco in segno di vittoria. Al 16esimo la rabbia del Napoli si libera ancora, e ancora con lui Emanuele Calaiò, l'asso di cuori di Marino, la speranza della squadra e della città.
2-0. Poi i remi in barca e la gestione oculata del risultato. Il campionato volge al termine, il Napoli in testa ha bisogno di tutte le risorse residue per il rush finale verso la Serie B. Cupi, esterno sinistro, Grava, Lagrimini e Maldonado davanti a Jezzo, Bogliasino regista, Calaiò e Sosa di punta. Trotta e Caparella gli esterni di centrocampo con Montervino centrale. Il Napoli affronta così la trasferta di San Giovanni Valdarno. L'avversario ha tirato bene per buona parte del campionato. Ora rimane terzo in una classifica in cui si è fatto prepotentemente avanti il Frosinone. Il Napoli ha il migliore attacco del girone e la migliore difesa, ma non rischia. Non rischia perché l'obiettivo finale comincia ad intravedersi e il vantaggio sul secondo da non impensierire eccessivamente. La partita si gioca veramente nei primi 45 minuti, poi scade tono e ritmo nella consapevolezza della reciproca convenienza. I due gol danno il segno del massimo equilibrio. Ci prova subito Sosa, al 12° pallone deviato in angolo da Di Masi. Al 20° è Jezzo, protagonista sulla conclusione di Fiumicelli. Al 38° sulla rimessa con le mani di Montervino interviene Calaiò con un tocco così bello e leggero da ingannare tutti. 15° gol stagionale per l'attaccante che porta a 40 il numero delle reti finora realizzate. Il Napoli mantiene il vantaggio fino al 47° della ripresa. Mancano pochi secondi quando l'arbitro Gervasoni assegna alla San Giovannese una punizione per fallo di Giubilato su Fiumicelli. L'ex di turno chi è? È Ciccio Baiano e a lui tocca riportare la squadra in parità. Baiano aveva segnato. Napoli 58. Quando il Napoli gira secondo il Rey a pensiero è una meraviglia. Le cose si mettono subito bene. Come nella 29esima giornata quando al San Paolo compare il Chieti che il suo allenatore Morganti non è riuscito a schiodare dall'ultimo posto in classifica. Il match è apparentemente facilissimo. La consistenza degli ospiti è tale da non impensierire. Ma il Napoli oramai lanciato verso la Serie B combatte ogni domenica due partite. Contro l'avversario di turno e contro le proprie paure. Lo spettro dei play-off dell'anno prima, il timore di non rendere al massimo fino alla fine. Reia percepisce questo disagio collettivo e per questo chiede una vittoria di orgoglio, di forza, di consapevolezza della prossimità del traguardo finale. La risposta gliela dà Roberto Sosa, al quarto, un sudamericano che trasmette gioia, che quando gli dice giusto fa cose molto egregie. Trotta calcia dalla bandierina e lui già si libera in volo, più alto di tutti, e schiaccia a rete. Respinge il portiere Capasso, ma lui, ancora lì, riprende e segna. Il San Paolo si inginocchia, uno dei suoi re, a un grande fuoriclasse. Quinto gol in campionato per il sudamericano, che ha un solo idolo, Maradona, come i tifosi sugli spalti. Il resto della partita fila liscio come un romanzo d'appendice dal finale scontato. Caparella e Trotta, gemelli di fascia, spingono come forsennati per Sosa e Calaiò. Gli attaccanti trascinano via i difensori e aprono spiragli per Bogliasino. Il centrocampista ci prova al 15° e al 35°. Il Chieti si affida a Virtis al 38° per rendere meno facile il compito degli azzurri. Ma è sempre Napoli. Montervino al 46° colpisce il palo. Della ripresa, felice monologo di una squadra destinata a stravincere, c'è di pregevole questo potente e perfetto sinistro dalla distanza di Bogliasino. Un grandissimo gol che apre la festa sudamericana di una giornata indimenticabile. Contento per la vittoria soprattutto, dipende solo da Napoli, ormai mancano le ultime partite, penso che siamo sulla strada più che giusta. Foggia-Napoli è il posticipo della 30esima giornata. Il Napoli è praticamente già virtualmente in B. La promozione è una pratica che ha ricevuto tutti i visti. Manca soltanto il protocollo ufficiale. Il volo del Napoli è come quello di un aquilone. Ora vola spedito, ora sembra fermarsi in aria, poi prende il vento e sale di nuovo in quota. Per la matematica certezza mancano uno, forse due punti, da fare nelle restanti quattro partite. Tutto questo spiega la serenità con la quale oramai il Napoli affronta gli ultimi avversari di un torneo che in fondo ha sempre dominato. A Foggia decide di tirare il fiato,
non c'è da infierire, c'è soltanto da muovere la classifica fino a rendere irreversibile la situazione. E allora vai Foggia, verso la salvezza con gli auguri del cuore di Napoli. Sesto della ripresa, Frezza, giocatore di qualità, apre le marcature del tabellino odierno e applausi per lui. Il Foggia è un avversario tosto e il clima non è ideale, c'è nervosismo. Anche Reia è nervoso, paga lo stress di un campionato terribile e l'arbitro, Zanzi di Lugo di Romagna, al nono lo espelle. Il tecnico napoletano vedrà così dalla buca il pari di Calaiò, un colpo di testa perfetto e imparabile, il 16° gol dell'attaccante. 1-1 tra Foggia e Napoli, niente di concesso, pareggio meritato, festa rimandata. La 31esima si gioca di sabato pomeriggio e quello del Napoli è uno dei più belli. 43.000 spettatori, secondo l'incasso ufficiale sugli spalti, ma ce ne sono migliaia di più. Alla festa del Napoli il convitato è il Perugia di Stringara, un ex calciatore di qualità che da tecnico a Livorno ha fatto cose molto egregie. Ma oggi non ce n'è per nessuno, c'è solo Napoli e il Napoli, loro se la giocano e loro se la cantano, la città e la sua squadra. La rabbia covata 2 anni si trasforma in gioia irrefrenabile e questo accade al 23° del primo tempo, quando Emanuele Calaiò firma il suo 17° gol. Anche questo, come quello precedente e tanti altri, è una bella schiacciata, stavolta sugli sviluppi della punizione di Bogliasina. Ora l'Aquilone Azzurro vola ad Alitese, una planata bellissima verso la Serie B. Salgono i cori, spuntano lacrime. Solo il Napoli poteva rendere un campionato di C1 un'avventura tanto straordinaria. La festa è cominciata, la partita non è ancora finita. Ci sono ancora emozioni da vivere sul campo. 22esimo, largo agli altri, Montervino lancia trotta che apre per Grava, cross perfetto e girata di Cappadella. 2-0. Il raddoppio nasce da una delle azioni più spettacolari che gli azzurri hanno offerto in questo campionato. La partita è quasi finita quando il pubblico consuma una vendetta attesa 2 anni. 21 megastriscioni contro Franco Carraro, presidente della FIGC, colui che volle il Napoli in C1 a tutti i costi, violando egli stesso regole e negando promesse fatte. L'arbitro Salati di Trento sospende il match, era già accaduto a Pistoia in ottobre. Napoli e il San Paolo sono diffidati. Riprende il match, ma gli striscioni restano lì. Costerà caro. Come disse Eleonora Pimentel Fonseca salendo il patibolo dopo la Repubblica Partenopea, forse un giorno gioverà ricordare tutto questo. Abbiamo fatto bene, anche perché sai, quando parti con i favori del pronostico non è mai facile mantenere, invece questi ragazzi qua sono stati straordinari, abbiamo avuto un grandissimo equilibrio anche nei momenti di difficoltà, dimostrando sicuramente grande umiltà, spirito di sacrificio. Io non ho avuto difficoltà a gestire questo gruppo, ripensando quasi un anno fa Avellino, le dimissioni presentate a De Laurentiis, ora qual è la sensazione? Sensazione è bellissima, oltretutto era quasi dovuto, sembra, no? Perché oramai si aspettava questo momento, allontanarci da questa categoria il più presto possibile. Ci siamo riusciti, complimenti ai ragazzi, a De Laurentiis chiaramente, che è il nostro vertice, poi per Paolo Marino che ha lavorato molto bene, mi ha dato sicurezza e tranquillità, e il gruppo in modo particolare, i giocatori sono stati straordinari. È vero che Napoli merita la Serie A, è vero che Napoli in Serie C non ce l'ha portato né De Laurentiis né Marino né questa squadra,
però risalire non era facile e questi ragazzi meritano tanto rispetto e tanta gratitudine. Adesso insomma che qui tutti festeggiano, lo possiamo dire, qual è stato il momento più brutto della stagione o di questi due anni? Ma quando siamo arrivati, perché non c'era nulla. Poi col Cittadella ci siamo ritrovati con 50.000 spettatori intorno e a quel punto abbiamo detto sì, non c'è nulla, ma c'è un grande cuore di Napoli. E per noi questa gente è stato sempre uno scudo, una corazza contro tutto e tutti, perché di cattiveria ce ne sono state tante. Questa è una vittoria che ha voluto De Laurentiis, che ha avuto coraggio di venire a investire qui, ma Napoli lo ripagherà, un grande presidente per una grandissima città e una grandissima squadra. Il cammino del Napoli ora è una passeggiata trionfale. I risultati sono diventati relativi, il campionato è vinto, la dirigenza pensa al futuro. Prima di partire per gli Stati Uniti, dove deve lavorare al suo prossimo film di Natale, Aurelio De Laurentiis ha condiviso con Marino le strategie di mercato. Ci sono tre mosse da fare in fretta: Domizzi, Cannavaro e Bucchi, gente di A per il prossimo campionato di B. Ma intanto c'è Grosseto. La trasferta è ininfluente ai fini della classifica finale, ma l'impegno va onorato e non è sottovalutato. Ora nessuno vuole rovinare la festa del Napoli. Il primo ad andare in gol, il suo 18° personale, è naturalmente lui, Emanuele Calaiò. C'è per lui l'applauso prolungato dello stadio. Standing ovation. È 14° e l'attaccante che meglio di più ha interpretato lo spirito di riscossa, di nemesi sulle ingiustizie patite e sulle umiliazioni sofferte, viene sommerso dai compagni in un abbraccio infinito. Poi tocca ad un altro guerriero indomito, al capitano della Brigata Azzurra, Montervino, subentrato a Caparella che esce in barella per una frattura alla clavicola sinistra. 42°, tiro cross dalla sinistra e fanno in rete, 2-0. Nella ripresa spazio al Grosseto, al 10° accorcia Sorrentino, poi fa pari con Sonno al 28°. Va bene così e può bene essere contento l'allenatore grossetano Allegri, che la maglia del Napoli la indossò durante la breve parentesi di Galeone. Riecco il San Paolo, il vecchio gigante che ancora si commuove. Che sarà mai la promozione in B per un club che ha vinto scudetti e coppe, che ha visto e toccato con le mani Maradona? Eppure le ossa di questo mostro d'acciaio tremano come le ginocchia di un ragazzo che vive la sua prima emozione forte. In curva B hanno lasciato spazi vuoti per protesta, nel prato di bandiere azzurre è come una zolla rimossa. Nel giorno della gioia qualcuno vuole ancora ricordare ed è come una lapide bianca sulle pareti di un edificio. La protesta, come sempre, è contro il palazzo. Il pubblico vive la sua ultima partita in casa e in C a modo suo. Sugli spalti cantano O soldato innamorato. Fu questo il canto del primo scudetto, a maggio di 20 anni fa, e quel canto è l'inno di oggi. Sul campo le squadre stanno giocando, ma lo spettacolo è sugli spalti. Al 3° minuto Mastro Nunzio ha segnato il primo gol della partita. Il Frosinone è in vantaggio, ma questa squadra che è stata spauracchio nelle lunghe fughe del Napoli non fa più paura, che goda anch'essa. Il tempo scorre veloce, il tempo della Serie C, che si allontana come un passato ingombrante. Dal Napoli, vissuto dignitosamente, a maggiore scorno di chi lo esiliò in C1. Poche immagini resteranno di questa C1. Di sicuro questo gol di Sosa, per il suo magico significato che va oltre il valore del pareggio conseguito. Roberto Sosa, che a 31 anni sogna ancora Maradona come un ragazzino. Aveva espresso un desiderio, forse infantile, quello di giocare con la maglia numero 10. Gli è stato accordato e lui ha giocato con una maglia che nessun altro mai e in nessun altro campionato fuori dalla C potrà mai più indossare. Quella maglia è stata ritirata in onore di Diego Armando Maradona. E chi ha avuto la fortuna di indossarla, per concessione di regolamenti ridicoli, chi ha avuto la fortuna di indossarla, come appunto Roberto Sosa, ecco che la riconsegna tra le lacrime e la gioia di un gol dedicato a Diego. Ha scritto Henry De Luca: solo nel calcio la periferia è miniera, serbatoio di talenti leggendari. Il calcio offre spesso risvolti curiosi. Dopo aver patito la Serie C1 per 2 stagioni,
il Napoli la lascia proprio dove l'aveva trovata, a Lanciano. Stravinto il campionato, nessuno vuole infierire, tantomeno su Lanciano, cui basta lo 0-0 per raggiungere la salvezza. Questione di opportunità e, diciamo pure, di stile, trasformano il match dell'ultimo campionato di C1 del Napoli in una partita senza cattiveria. Una partita che il Napoli potrebbe vincere, e ci prova anche con Calaiò al 20° e poi con Pia al 32°, ma che alla fine si accontenta di lasciare a reti immacolate. Il direttore generale Marino, peraltro, è scatenato su altri fronti. La partita non gli interessa più. Entro un mese porta a Napoli Cannavaro Junior, Domizzi, Bucchi e De Zerbi. Per De Laurentiis e per lui il futuro è cominciato. Cosa ha pensato al momento del triplice fischio pochi minuti fa? Ma mica tanto, sinceramente. Ho pensato che finalmente finiva questa parentesi, diciamo così, infangante della storia del Napoli, però allo stesso tempo un po' di orgoglio l'ho sentito, perché abbiamo contribuito per la nostra parte, sicuramente De Laurentiis in misura maggiore, i giocatori pure, a tirare subito via il Napoli da questa imbarazzante situazione. E così ora potremo ritornare a recuperare il nostro antico blasone di Società Sportiva Calcio Napoli, e la Napoli Soccer resterà un'orgogliosa parentesi di una infangante situazione.